Aspettiamo che inizi la registrazione. Perfetto, sono le 10:10, nelle 9:11 procediamo con l'appello. Chi ha bisogno con la giustifica me la chiede. Mancuso. Buongiorno, presente. Parros. Corrente. Presente, giustifica, grazie, buongiorno a tutti. Di Nardo. Presente. Graceffa presente con giustifica. Lepidini. Grazie. Sordini. Sì, ci ha salutato e ci ha scritto no giustifica. Ecco, Perfetto. Tranquilli. il consigliere Tranquilli mi ha contattato, lui ha problemi di rete e quindi lo chiamiamo telefonicamente per poterlo fare intervenire. In questo momento ovviamente non è presente, però mi ha contattato prima, alle 9.05. Ugolini? Presente. Perfetto. Se vogliamo procedere con il verbale, Sì, una domanda, anzi un paio di domande, di questioni. Allora, la prima, i verbali che noi abbiamo approvato sono già caricati sulla piattaforma? no, li carico oggi perché ieri la piattaforma, tu cosa intendi? Cioè sul sito del Di Comune di carico. Roma. No, li cargo oggi perché ieri è stata una giornatina niente male e quindi non ci sono riuscita e lo faccio oggi. Ah, ok, no, perché mi hanno chiesto informazioni, insomma, mi hanno detto che oggi avrei chiesto. Tu Poi un'altra rispondi che non siamo cosa. male, che siamo in due. Paolo, che mi ha cercato, perdonami, che Sì, mi hanno no, chiamato, esatto, quindi ho no, volevo perso dire che tu non hai contatto. bisogno di giustifica perché l'hai scritto. Sì, no, non ho bisogno, non ho bisogno. No, perché Perfetto. anche Giulio sta leggendo le mail del presidente, sì, l'ho ricevuto anche io, che non sarebbe stato Ok. presente oggi. Sì, e allora ecco, la seconda cosa, volevo dire proprio questa cosa qui, che se diciamo, noi dovessimo avere la commissione, diciamo così, aperta fino alle 11:20, possiamo, ho chiesto al presidente del Consiglio Cerisola, possiamo, diciamo, trasferirci come membri di commissione in quella capitolina, perché oggi si discute di Casal Brunori, che noi abbiamo trattato le settimane precedenti, e poi, diciamo, intorno alle 13, ritorniamo in questa commissione e la chiudiamo. Questo è possibile, insomma, soprattutto in particolar modo per chi ha necessità, insomma, di giustificare la presenza. Ecco, questo qui ci ha detto il Presidente del, me l'ha detto il Presidente del Consiglio ieri, perché appunto mi era stata sollevata questa questione. Sempre tre comunque Massimo, no? Devono ritornare comunque in Sì, caso, come sì, minimo. esattamente, esatto. Io poi adesso, se riesco a contattare il consigliere Tranquilli per le vie telefoniche, lo metto qua in viva voce. Così almeno per la lettura del verbale ci può dare qualche. Allora, vediamo un po' se riesce a sentirci. Intanto aprite pure il verbale che ora diamo lettura. Niente, non. Paolo, C'è vogliamo farlo in chiusa. diretta, Mari, con Sì. verbalizzante, come ho fatto ieri per l'ambiente riguardo i miei file, perché sono rimasti là. Perché, Nessuno mi ha fatto sapere nulla. no, tanto ieri l'abbiamo fatto in diretta, ma poi avete modo di cancellarlo tu, Maria, di farlo in diretta adesso? Ah, No, vabbè, no, comunque, è aspetta, prima. stato con il... Ok, vabbè, Prima poi lo risolverò approviamo. a Paolo. Anzi, guarda, Leggiamo. facciamo così. Quando sento Carmen, vedo quelli... Tanto sono gli Sì, stessi, no? sono identiche. E Carmen quindi ieri l'ha faccio... fatto in ambiente. Perfetto, allora lo chiedo a Carmen, lo faccio con lei. Perfetto, grazie. Allora, procediamo quindi all'approvazione del verbale 2.21, l'anno 2021, giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 9 in videoconferenza sarà convocata la commissione. Prul Laurentino, intervento privato numero 2, analisi d'atto d'obbligo e conseguenti impegni economici assunti da proponente. Era il punto 2, dove erano invitati direzione tecnica, presidente del municipio, dipartimento PAU, CDQ Laurentino Fontonsiense, CDQ Ferratella, GTA,
Comitato Verde Firatella, Associazione Gentes, dottor Alberto Voci. No, dottor Alberto Voci faceva parte del comitato di quartiere Laurentino Fonte Perché Ostiense. non si è Come? presentato? Non so se è dottore. Sì, non so nemmeno, però non credo che cioè bisogna indicarlo perché non era, cioè va sopra, quindi possiamo togliere questa riga. Non so se è dottore, che non è cittadino, siete, so che No, farà no, però autista del nemmeno. Cotral e poi Mi la quando faccia. c'è il No, centro-sinistra no, sarà però lui fa assessorato. parte dell'SDQ Laurentino, quindi non, Sì, il no. nome scompare No, automaticamente. esatto. Allora, il presidente Mancuso, dopo aver constatato il numero legale, alle 9:10 dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna. Ok, approvazione verbali, quindi verbale 4320 del 16-12, letto e approvato. Poi, il presidente Mancuso lascia la parola al Presidente del Municipio per un breve ricordo del Consigliere Di Gregorio. Anche il Presidente del CDQ, Laurentino Fonte Ostiense, fa un breve ricordo del Consigliere Di Gregorio. Il Consigliere Gagliardi, a nome del gruppo del PD, vuole ricordare il Consigliere Di Gregorio. Anche il GTA ricorda il Consigliere Di Gregorio. La seduta prosegue con il seguente punto all'ordine del giorno. Il Presidente, dopo aver fatto una breve introduzione, lascia la parola ai comitati di quartiere. Il CDQ, Laurentino Fonte Ostiense, rappresenta di aver letto l'atto d'obbligo della proprietà, oddio, più che della proprietà dei proponenti. Posso? Sì. Per il versamento di 2 milioni di euro. Questo versamento non è destinato ad opere presenti nel PRU, ma sono fondi destinati al quartiere. In una precedente riunione, questa è ciò che dichiara il CDQ Laurentino Fonte Ostiense. In una precedente riunione avevano espresso il loro volere, ma dopo aver consultato i cittadini, hanno Rivoluzionato. rivoluzionato, quindi rivoluzionato. Paolo, scusa, solo una domanda. Siccome sento che l'assessore deve andare via alle 10, vogliamo sfruttare tutto il suo tempo e spostare il verbale dopo? Perché ho letto che se ne va diciamo, alle 10. Alle 9:30 cominciamo più che altro perché ringrazio, ma dovrebbe venire anche il Dipartimento PAU. Ok. E quindi aspettiamo 10 minuti proprio precisi, magari ecco a 28 possiamo cominciare perché ci sono anche loro. Sì, e poi interrompiamo sicuramente. Quindi mi scuso con l'assessore, Certo. buongiorno e ringrazio per la presenza. Grazie, consigliere Di Nardo. Quindi continuo 10 minuti la lettura proprio perché abbiamo il Dipartimento PAU tra gli ospiti, solo per questo, altrimenti avremmo immediatamente cominciato. Se gli altri consiglieri sono d'accordo, altrimenti possiamo Sì, vai, Paolo, cominciare. su, andiamo avanti. È Perfetto. meglio. Allora, non destinato, quindi quanto questo versamento non è Oggi destinato ad opere propongo. presenti, sì, ad opere presenti nel PRU, ma sono fondi destinati al quartiere. In una precedente riunione avevano espresso il loro volere, ma dopo aver consultato i cittadini hanno rivoluzionato la proposta iniziale. Oggi propongono, eccolo, sì, mi ero perso il punto, l'installazione di barriere antirumore, di risolvere con dei parapedonali i parcheggi selvaggi sui marciapiedi ed un modo che limiti l'invasione delle auto private nel quartiere. Il CDQ Firatella riferisce di non avere un progetto o prospetto chiaro. Aspetta Paolo, in modo, no ed un modo, in modo, Ah, in modo, che giusto, in limiti, modo. ok. Fratella. Il CDQ Firatella riferisce di non avere un progetto o prospetto chiaro. Il quartiere non ha ancora elementi certi su come operare, o meglio, quale sia il modus operandi. Domanda cosa comprende il PRU Laurentino e se vi è compreso anche il loro quartiere. Il consigliere Tranquilli rappresenta che il PRU arriva fino a Colle della Strega. CDQ Ferratella domanda se su via Quasimodo la ditta che ha costruito i palazzi debba o non debba fare qualcosa per il quartiere. Hanno parlato con la ditta, la quale ha riferito che Piazza Ungaretti sarà aperta a breve, ma che non hanno impegni da realizzare. Vorrebbero un centro culturale, ma il municipio non ha fondi. Le strade sono abbandonate, ci sono molte buche. I dossi andrebbero sistemati. Gli attraversamenti pedonali sono malposti in quanto corrispondenti allo spartitraffico. Di conseguenza sono impraticabili per le persone.
C'è un Sapri traffico. Sì, già l'ho corretto. Ah, okay, scusami Maria. No, ho fatto bene. Grazie, sì. Con le persone con disabilità. A Piazza Tovez c'è un palo spento, hanno chiesto di spostarlo perché è pericoloso se si attraversa di notte. Spostarlo, forse spostarlo addirittura, pensavo di accenderlo al limite. Ma... A parte, no, è spento, ma è anche messo in un punto in cui in realtà non serve. Non serve, ah ok. Così almeno hanno detto. Sì, no, non ricordavo, grazie. GTA non ha proposte di interventi specifici, loro raccolgono le ipotesi dei vari CDQ. Chiedono che il municipio scelga opere facilmente cantierabili, sì, una I c'è bisogno, okay. Per l'immediato. Domandano che si eviti di perdere i fondi facendo passare troppo tempo e che vengano riversati su altri siti. Anche il signor Voci. Sì, adesso, ma in automatico adesso cancello sempre. Io ho dovuto fare una distinzione mettendo il suo nome, perché lui ha parlato a volte anche di cose riguardanti la Regione Lazio, citando codici e articoli. Sì, è un funzionario. Dovevo distinguerlo da Filipponi, in pratica. Sì. Anche il signor Voci è virgola del CDQ Laurentino. Okay. Vai. Ricorda brevemente il consigliere Di Gregorio. Riferisce che Ferratella ha ricevuto 5 milioni di euro come contributo straordinario in base al piano casa per gli interventi di via Quasimodo e di via Ungaretti. Questi 5 milioni sono stati versati a Roma Capitale. Bisogna chiedersi dove siano finiti. Per quanto riguarda l'atto d'obbligo, ritiene molto chiaro che si individua il quartiere nello specifico LFO. Laurentina Fontostienza. Ah, ecco. Lo correggo sempre ogni volta? Magari lo mettiamo tra parentesi LFO sopra allora la prima volta che viene chiamato. Ok, qua. Perfetto. E così lo sappiamo. A parere di Gentes occorrerebbe che si predisponesse un riassunto di tutte le opere e relativi costi che in base alla convenzione il costruttore deve realizzare, poi proporre qualcosa di concreto. Il comitato di quartiere, Laurentino Fontostienza, domanda chiarezza su quanto viene detto oggi. Rappresenta che il PRU riguarda vari quartieri, mentre l'atto d'obbligo riguarda esclusivamente Laurentino Fontostienza. Nell'atto d'obbligo, la Parsec 6 deve realizzare il Palazzo Municipale per un costo di 14 milioni di euro e la piazza per un costo di 3 milioni e mezzo di euro. I 2 milioni sono un extra per il futuro del quartiere, che non riguarda la semplice manutenzione. Però non è nell'atto d'obbligo questa cosa qui, ma era nella convenzione, la Parsec 6. Sì, ok. Poi dimmi quando posso... Sì, vai. Ok. Il consigliere Gagliardi domanda se il municipio ha potuto visionare l'atto d'obbligo. Ringrazia il comitato di quartiere Laurentino Fontostienza per la capillare ricerca che ha fatto. Domanda a che punto è il discorso tra le parti. Ricorda che l'apertura del centro commerciale è avvenuta a fine novembre, con grandi disagi, ma ancora non si vedono interventi. Concorda con il dividere il PRU dall'atto d'obbligo. A suo parere non si doveva accettare l'apertura senza le opere che servivano al quartiere. L'intervento privato è l'unico ad essere stato realizzato. Ora la priorità è far sì che l'atto d'obbligo venga rispettato e speso per Laurentino Fontostienza, soprattutto per le necessità che questo quartiere ha. Il consigliere Tranquilli ha ascoltato gli interventi e nota che sta accadendo proprio quanto da lui già anticipato. Questo atto d'obbligo sta sviando le problematiche. 2 milioni, manca Ioni, a Laurentino Fontostienza non sono assolutamente sufficienti. È necessario riprendere in mano il PRU e vedere cosa è stato realizzato. La risposta è che è stato realizzato solo questo centro commerciale, che è un'isola a sé stante. Ci posso mettere un accentino sulla E dei SE? Sì. Così mi gradisce di più, grazie. Non si devono dimenticare quali sono i vari problemi. Questi interventi creeranno solo malcontento. Il consigliere Di Nardo concorda con il consigliere Tranquilli. Quanto si doveva decidere è già stato deciso. Si può solo far sì che le opere previste dall'atto d'obbligo siano controllate.
con gli avanzamenti del caso e relativo cronoprogramma online. Come parte politica occorre comprendere quali siano le opere a scomputo, perché la passerella è stata stralciata se la convenzione la prevedeva, perché è sparita senza che il municipio ne fosse informato. Propone di inviare una nota per sapere se la commissione di vigilanza avesse... Una è doppio una. Ah, sì, giusto. E noi questa nota l'abbiamo inviata comunque. Sì. Aveva il potere di stralciarla. Per quanto riguarda i 2 milioni, è scettico perché sono poca cosa, ma ritiene che dovrebbero essere spesi per risolvere il problema della mobilità. Il consigliere Graceffa gradirebbe sapere il punto della situazione sul PRU e conviene con il consigliere Tranquilli, che, da tecnico, onesto e competente, ha detto la cosa giusta. Questi 2 milioni di euro sono un contentino che la ditta costruttrice dà al municipio per tutto il male che è stato fatto, per mettere una pezza alla questione. Inoltre, avrebbe gradito la presenza dell'assessore competente per chiarire bene cos'è il PRU, per avere chiaro il quadro della realizzazione, di quanti fondi sono entrati e quanto si è speso, quanto è stato fatto e quanto c'è ancora da fare. Quest'opera rappresenta un fallimento totale per la mobilità, per l'inquinamento, eccetera. Ricorda che la confusione dà margine a tanti soggetti. A parere del consigliere Barros occorre fare chiarezza. Ringrazio CDQ per la loro partecipazione sempre puntuale e per il loro grande impegno. Potrebbe essere vero che quelli che sono arrivati sono pochi spiccioli, ma di certo se qualcuno non si fosse mosso non sarebbero arrivati. Il TAR ci ha messo una pezza. Questi 2 milioni di euro devono essere spesi per Laurentino Fonte Ostiense. Dissente da quanto detto da alcuni consiglieri, paragonando i disagi del quartiere a quelli di tanti altri quartieri, perché qui c'è l'abbandono scolastico, il degrado. Questi soldi possono fare qualcosa, perché Laurentino Fonte Ostiense è stato abbandonato per troppo tempo dalle istituzioni. La consigliera Ugolini, come già detto in tante occasioni, ribadisce che è stato un errore aprire il centro commerciale. Precisa che il TAR non ci ha messo una pezza, tra virgolette, ma ha creato un mare di guai. Si doveva essere in grado di bloccare l'apertura. Non ci sono opere pubbliche, non ci sono provvedimenti sulla mobilità che il consigliere Barros presiede. Provvedimenti sulla mobilità, la cui commissione... La commissione. Non ci sono provvedimenti sulla mobilità... La cui commissione, al posto del che, consigliere Barros presiede. Il ristoro è un'ammissione di colpa. Questo centro commerciale non è un problema solo di Laurentino Fonte Ostiense, ma di tanti altri, come Fonte Laurentina, Trigoria. Paolo, scusa, guarda, il ristoro di 2 milioni di euro, perché secondo me poi, se no non si capisce che vuol dire il suo ristoro. È un'ammissione. Quindi, ristoro di 2 milioni di euro... Ok. Quindi dicevamo, ma di tanti altri come Fonte Laurentina, Trigoria, con la mobilità paralizzata sulla via Laurentina. Ricorda inoltre che l'aria è la stessa che respirano tutti. Questo ristoro va utilizzato per fare qualcosa che sia di beneficio a tutti i cittadini. Io direi di fermarci in questo momento a pagina 3, prima dell'intervento del consigliere Gagliardi, quindi siamo a metà della pagina. Sì. Quindi iconizzo. È arrivato il PAO. Non lo so se è arrivato il PAU. Il PAU ci ha scritto, Maria? No, non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora, intanto non ho salutato, mi sa, il consigliere Lepidini, che leggo che è arrivato adesso. Saluto anche il consigliere. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Il consigliere anche Manuel Gagliardi. Maria, ma hanno diciamo, accettato la busta o no, Maria? Guarda, io la chiuderei la busta. Senti, scusami Alessandro, perché non posso vedere la chat. Hai bisogno della giustifica? Sì, grazie. Perfetto. Io intanto provo a riascoltare se per via telefonica il consigliere Tranquilli, perché oggi ha problemi di connessione. Pronto? Sì, ecco, ci senti? Pronto. Allora, qui... Sì, ci senti, Roberto? Mi sento, ma mi sento pure io, sento tutte le parole che dico io. Pronto?
sì, io ti sento. Allora, guarda, fai silenzio. Sei collegato con la commissione. Maria, lo senti? Sì. Tranquilli? Sì. Perfetto, sì. Allora, guarda, ecco qua. Adesso ci senti? Maria, per favore... Io sento te, Maria non la sento. Maria? Io ti sento benissimo, Roberto. Ecco, adesso ti sto sentendo. Bene, allora, consigliere Tranquilli ci segue dal mio telefonino. Ok. Fino a che non gli cade pure sta linea. No, però ti sento attrattiva. Ma non devi sentire me, devi sentire la commissione. Ah, ok, va bene. Se... E poi mamma mia, risento tutta la mia voce. Ecco, bravo, parla di meno che meglio. Ah, va bene, allora cerco di ascoltare. Benissimo. Allora, okay. Allora do il benvenuto all'assessore Maiolati, che ringraziamo per la partecipazione. Dicevo, Maria, il Paolo no. No, Roberto, tu non ti preoccupare, che, quando c'è qualche cosa ti chiamiamo noi. Ok. Maria, dicevo, il PAU si è... No, non ha fatto sapere nulla, né se veniva né che non veniva. L'altra volta almeno hanno mandato una mail, stavolta niente. Mm-hmm. Ah, va bene. Allora, ricordiamo il punto all'ordine del giorno, volevamo avere degli aggiornamenti, quindi naturalmente diamo a questo punto la parola all'assessore Maiolati, per ciò che concerne la prevista edificazione in zona Cecchignola, in quello che è il piano di zona, se ricordo bene il nome, C28, che è un, se posso chiamarlo così, definirlo un addendum al secondo PEP, Piano Economico di Edilizia Popolare, se dico bene, e che è stato votato, se non ricordo... Piano di Edilizia Economica Popolare. Sì, perfetto, grazie. Che è stato votato, mi sembra, 2 o 3 anni fa dal Consiglio... dal Consiglio Capitolino è stato autorizzato e quindi volevamo sapere lo stato dell'arte. Assessore, prego, vediamo l'immagine, il fermo immagine, ma non vediamo nient'altro, magari togliamo eventualmente il video per sentire l'audio. Assessore, oggi abbiamo problemi seri di connessione. Non so se qualche commissario può eventualmente inviare un messaggino. Ecco. Scusate, ma la connessione non è il massimo. Perdonate. Abbiamo il consigliere Tranquilli che si connette per telefono con me, quindi figuriamoci, insomma, comprendiamo. Allora, ripeto, insomma, che... Non ricordo bene se 2 o 3 anni fa è stata approvata dal Consiglio Capitolino questo piano di zona, e quindi volevamo sapere lo stato dell'arte, cioè a che punto sta tutta la pratica, la situazione, permessi di costruire, qualunque cosa, informazione in merito. Non ho molto perché, come sapete bene, una competenza capitolina è una competenza del Dipartimento PAO. Cecchignola Nord, piano di zona C28, fa parte di quei piani di zona inseriti nella manovra di completamento del secondo PEP. Che io sappia, perché ho fatto una ricognizione qualche tempo fa su tutti i piani di zona, sull'edilizia sociale del nostro municipio, di cui si sta tanto parlando anche a livello regionale per il finanziamento delle opere a scomputo non realizzate in parecchi piani, il piano di zona Cecchignola Nord è completo. Manca qualche comparto di aree che non sono state ancora realizzate, però mi sembra che le opere sono state completate. Un momento,
Stiamo parlando quindi del Cecchignola Nord, che lo inquadriamo dal punto di vista urbanistico, dove c'è la rotatoria di via di Torpagnotta praticamente. Allora, lì ce ne sono due in realtà. C'è Cecchignola Nord, che è già stato realizzato ed è completo nel bene e nel male, diciamo così, per quanto si può considerare completo un piano di zona. Ma c'è anche il piano di zona Cecchignola Nord bis, che ancora deve essere realizzato. Allora, se possiamo avere quindi chiarimenti sia sull'ubicazione di Cecchignola Nord, di Cecchignola Nord bis, le cubature di uno, le cubature dell'altro, urbanizzazione di uno e l'urbanizzazione dell'altro. No, mi dispiace, questo questo doveva essere presente, non dico la PO dell'edilizia sociale, ma almeno il funzionario di piano. Io non sono proprio in grado. Io ho delle notizie dal PAU, che vi ripeto, perché ho fatto una ricognizione finalizzata principalmente a capire quali opere a scomputo non erano state realizzate, ma deve intervenire il PAU. Su questo io non sono molto, purtroppo, no, non sono neanche titolata. Infatti, diciamo, era per questo che il PAU era stato invitato. Se possiamo conoscere comunque le sommarie informazioni che sono state acquisite dal PAU, quindi piano piano, e poi do la parola ai consiglieri. Ve l'ho detto, sono due piani di zona, il piano di zona Cecchignola Nord, che è completo, è praticamente completo, ripeto, per quanto possa essere completo un piano di zona di Roma Capitale. Manca qualche comparto ancora da realizzare. I comparti sono quelle zone dove poi all'interno, no, l'amministrazione mette a bando i lotti, perché probabilmente non c'erano operatori interessati, e c'è vicino il piano di zona Cecchignola Nord bis, che è un ulteriore piano di zona che deve però ancora essere attuato. E i tempi di attuazione, in qualche modo il PAU ha dato, se è stato preso, acquisito il permesso di costruire per qualche cosa, oppure non sono in grado, perché per quello ancora da attuare io proprio non so neanche se è stata stipulata la convenzione, penso di sì, però non lo so a che livello di definizione è. Piano di zona Cecchignola Nord bis, ripeto, tranne questi due comparti è stato tutto realizzato, questi due comparti che al momento, ripeto, non ci sono operatori interessati, ma potrebbero essere tranquillamente acquisiti, messi a bando dall'amministrazione. Però, ripeto, queste sono tutte domande che bisogna fare al funzionario di zona, al dirigente del PAU. Quindi non sappiamo nemmeno quante cubature eventualmente potrebbe ospitare, insomma, questa superficie, queste due aree. Allora, io vi dico, non lo so, ma è sicuramente messo sul sito del PAU. Sul sito del PAU ci sono tutti l'elenco dei piani di zona con le varie cubature. Poi un conto sono le cubature da convenzionare e un conto sono invece quelle poi realmente convenzionate, o addirittura quelle che sono state trasformate con il piano casa. Cioè, sul sito del PAU abbiamo la fotografia della convenzione, l'attuazione è spesso e volentieri un'altra cosa. Perciò è fondamentale che venga il funzionario di piano, secondo me. Certo. Prego, i consiglieri, se hanno intanto qualche altra delucidazione da richiedere. Qualche consigliere ovviamente, cioè, tutte le domande sono inutili a questo punto. Se non possiamo avere nessuna informazione, nessun aggiornamento, nessun dato, è un po' difficile. Non lo so, non so sinceramente. Ah, c'è Di Luzio, collegato. È arrivato? Dai, aspettiamo. Buongiorno, architetto Di Luzio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa, non avevo il link, non trovavo il link della riunione. Scusate. Benissimo, perché diciamo
l'assessore e tutti noi abbiamo evocato la presenza del Dipartimento. No, infatti ho mandato anche un messaggino all'assessore perché dico non riesco ad entrare, non riuscivo. Perché siamo, tra virgolette, un pochettino persi, nel senso che avevamo così chiesto delle informazioni che giustamente l'assessore ribadiva che è il PO del, che si occupa di questa edificazione, di questo piano di zona, che ci può fornire delle informazioni. Ci stava dicendo che ci sono due... Chiedo perdono perché non l'ho visto il messaggio. No, ma per carità, stavo qui a parlare con lui. Allora, diamo subito quindi la parola all'architetto, che ormai sono tanti anni che conosciamo. Sì. Quindi volevamo avere delle delucidazioni in quanto c'è tutta un'area che parte dalla rotatoria di via di Torpagnotta, insomma, che dovrebbe essere interessata a questa nuova edificazione. Comunque una panoramica su tutto ciò che riguarda il piano di zona di Cecchignola Nord, quindi comprese anche le opere che sono state fatte, dovrebbero essere fatte. No, grazie, do la parola e tolgo il microfono. Buongiorno a tutti, scusatemi ancora del ritardo. Dunque, parliamo di Cecchignola Nord bis, quindi non Cecchignola, quella finita, parliamo di Cecchignola Nord bis. Cecchignola sì, Nord bis è una dei piani... No, dicevo, una quella dei... finita, poi magari qualche domanda sicuramente ci sarà, però per ora Cecchignola... Sì, il C28. Sì, grazie. Il C28, perché allora, è uno dei piani della manovra di completamento, come sapete, che attualmente ovviamente non è partito niente su questo piano, però sta lavorando il commissario ad acta, nel senso che il commissario ad acta sta con i poteri sostitutivi, sta espletando tutte le attività legate alle assegnazioni delle aree e alla stipula delle convenzioni integrative. Noi quello che ha fatto l'ufficio è stato su incarico, su input del commissario ad acta, appunto, nell'ambito dei lavori di propria competenza, e ci ha demandato a portare avanti la conferenza dei servizi legata ovviamente alle opere pubbliche che nell'ambito del piano debbono essere realizzate. Noi questa conferenza dei servizi l'abbiamo fatta, l'abbiamo chiusa con una serie di prescrizioni tecniche che debbono essere rispettate nell'ambito della successiva elaborazione progettuale. Però noi adesso siamo in attesa, cioè noi abbiamo chiuso con questa conferenza dei servizi, l'abbiamo inviato al commissario d'acta, il commissario d'acta sta facendo le attività conclusive legate alla stipula della convenzione e poi teoricamente, a meno che non ci siano degli input diversi dell'amministrazione, questo piano dovrebbe andare in attuazione. È un piano che sostanzialmente si finanzia completamente. Una domanda proprio, interrompo un attimo per fare un po' di storia. Quando interviene e per quale motivo il commissario? E poi il commissario interviene per la lamentata inadempienza dell'amministrazione. L'amministrazione su questa roba non aveva stipulato le convenzioni integrative e tutte le attività accessorie a far sì che il piano potesse partire, e quindi gli operatori si sono rivolti al commissario, si sono rivolti al TAR, e il TAR ha nominato il commissario ad acta. Questo succede per questo piano, ma succede anche per tanti altri piani, perché il tema fondamentale è che l'amministrazione si è detta, dice sì, va bene, facciamo altri piani, ma ancora dobbiamo completare quelli che già sono in essere, quindi diamo la priorità a quei piani. Adesso noi stiamo facendo anche un'attività con l'assessore per cercare di andare a riempire un po' i buchi, però insomma questa è un'attività ancora in itinere, quindi preferisco non entrare nel merito. E però questo è uno dei piani che ha queste caratteristiche. Ora, appena il commissario ad acta, tenete conto che a me già mi sono arrivati la richiesta di nulla osta dei permessi di costruire, che io ovviamente non ho rilasciato perché a mio avviso non ci sono le condizioni attualmente per il rilascio di alcun titolo, perché io prima dei titoli devo vedere le opere che fanno, perché le opere, differentemente da come succedeva forse in passato, debbono essere finite, compiute e senza, quindi deve avere prima contezza delle opere e poi eventualmente, se il piano va in attuazione come teoricamente
dovrà andare, e ovviamente a quel punto rilasceremo i titoli, però al momento i titoli non ce li hanno, non ci sono titoli rilasciati. Io gli edilizi, mi riferisco. Sì, sì, infatti una domanda era proprio questa qui, perché noi già in altre volte che ci siamo incontrati parlavamo proprio in merito ai piani di zona, alle opere pubbliche che devono essere realizzate. Quindi la domanda è, anche in questo caso 40% e si sblocca una prima parte, oppure prima... No, questa segue un'altra logica, i piani di zona non seguono le logiche delle convenzioni, che è 40% all'inizio dei lavori, eccetera, eccetera. Questa è una delle convenzioni che dovrà partire con il nuovo schema di convenzione per i piani di zona, e quindi prevede il versamento degli operatori del 75% al consorzio di tutte le opere, e poi via via andiamo a completare. Però, ripeto, siccome purtroppo, a differenza dei piani di iniziativa privata, dove le opere di urbanizzazione devono essere fatte tutte al di là del costo, perché questa è la cosa, per i piani di zona invece loro realizzano fino allo scomputo. Allora io devo sapere prima, devo essere certo prima che quello che loro, che i soldi che andiamo a scomputare siano sufficienti per realizzare tutte le opere al 100%. Dai computi che noi abbiamo è così. Cioè loro, questo dovrebbe essere un piano che è completamente finanziato e completamente dovrebbe andarsi a concludere. E quali sono le opere pubbliche previste? Beh, sono le strade, chiaramente, ne so, parlo di urbanizzazioni primarie al momento, non parlo di secondarie, parlo di primarie. Tra l'altro questo poi è un piano che si va ad integrare con il piano di, come si chiama, quello privato di affianco, è Prato Smeraldo. È un piano che sta proprio attaccato a Prato Smeraldo. Esatto. E quindi tra i due dovrebbero realizzare, insomma, certo, andranno a certo. Integrare in che senso, quindi? Scusi. Integrare, no, che sono in adiacenza, quindi le due edificazioni. Quindi le strade, quindi lei parla di strade, le strade per loro. Le strade del piano, no, le strade del piano. Allora, le strade del piano, ci fanno le strade, le opere pubbliche loro. Del piano. Un attimo, consigliere Polini, perché altrimenti non riusciamo a sentirci. Non ho capito, chiedo scusa, consigliere. Chiedevo, le strade come opere pubbliche sono le strade all'interno del piano? Non sono piano strade di zona. In più. Il piano di zona. Sì, sì. Sono le strade a servizio del piano di zona. A servizio del piano di zona. Si fanno le loro strade. Ho capito. Poi ci sono anche, no, però c'è anche una parte di raddoppio su via Castel di Leva. E una parte su via, come si chiama, su via Rito del Carbone, mi sembra, adesso non ce l'ho proprio sotto mano, ma comunque sono tutte le opere che invece ovviamente hanno avuto i pareri positivi dei dipartimenti preposti, e quindi la quindi anche della sovrintendenza? Certamente, di tutti. Ah, bene, perché c'è una zona, via di Castel di Leva, se ricordo bene, che è vincolata dal decreto Bondi, non so se proprio in quel momento, in quell'ambito. Infatti, quando arriviamo a convenzione, ovviamente i pareri ci sono tutti. È evidente che poi nella fase esecutiva va fatta i terreni vanno indagati in maniera più puntuale, e qualora si rivelino ci sono delle situazioni, a quel punto ne riparleremo. Però ad oggi il piano è assolutamente in esecuzione, in attuazione. Come ricordava il consigliere Corrente, forse via di Torpagnotta l'allargamento. Sì, bravo, sì, chiedo scusa, via di Torpagnotta. Ho detto Castel di Leva, no? Per quanti chilometri eventualmente o metri viene allargata? Limitatamente alla pertinenza del piano, non sono chilometri, è la pertinenza del piano. Ah, ok. Quindi c'è un allargamento in corrispondenza, diciamo, della rotatoria. Sì. E sì. Del tratto che sarà poi domani ci saranno degli sviluppi quando sarà chiaro che attualmente è così. Quindi, quindi il piano di zona, diciamo con gli oneri del piano di zona, oltre alle urbanizzazioni primarie all'interno del perimetro, deve essere prevista parte di allargamento di via di Torpagnotta. Quindi abbiamo capito bene. Sì. Comunque io voglio dire, aspetta un attimo,
Stavo dicendo, ovviamente vi posso mandare anche delle cose. Io, tra l'altro, forse vi è arrivata qualcosa di questo piano. Voi dovreste avere un po' di documentazione. Può darsi la direzione tecnica? Perché noi abbiamo direzione tecnica, che noi abbiamo chiesto i pareri, ovviamente, mm-hmm. anche la direzione tecnica. Mm-hmm. Ecco, il fatto che fisicamente siamo da casa, ci colleghiamo, per noi diventa molto più complicato, molto più complicato. Però ecco, a noi interessava anche avere queste informazioni. Ci diceva l'assessore che all'interno del piano di zona comunque non ci sarebbero, assessore, se ho capito bene, non ci sono, diciamo, tutte le edificazioni pronte. I due lotti che mancavano, assessore, se lo può rispiegare, perché io forse no, non ho capito. Questo è il piano vecchio, no, cioè, quello è Cecchignola, non quello di oggi. Abbiamo parlato tempo fa con l'architetto Di Luzio e mi dice il vecchio piano Cecchignola Nord, ma è ancora mancante di due comparti, punto. Ma parliamo di due piani di zona diversi, eh? Ah, ecco, perfetto. Allora, io, scusate, siccome approfitto che c'è l'architetto Di Luzio, che è il nostro prezioso, come dire, interlocutore del PAO, io siccome vi devo lasciare, perché sapete che ho la commissione capitolina in contemporanea, sì, approfitto per passare di palo in frasca. Siccome, anche se adesso sta l'edilizia sociale, l'architetto Di Luzio è sicuramente titolato a rispondere pure sulle vecchie convenzioni, perché le seguiva lui. Noi siamo, molto interessati alla conclusione della commissione della convenzione Torino Nord, perché c'era quel famoso asilo di cui mancavano le edificazioni, circa 1.580.000, che devono essere in qualche modo spesi dall'amministrazione. E il municipio aveva dato indicazioni chiare sulla realizzazione il completamento del parco Caterina Troiani, perché è l'oggetto della commissione di oggi, il completamento del parco di Caterina Troiani, l'intersezione tra via Scina e via Fosso del Torino, insomma altre opere. Però chiedo, so che l'assessore Montuori ha fatto di tutto perché la delibera di modifica della convenzione fosse preparata e portata alla firma del dirigente, adesso non lo so, ma ad oggi ancora è tutto fermo. Ci dà qualche consiglio per portare avanti questa istanza, perché diciamo è un tema che i cittadini del Torino chiedono da tantissimi anni. Mi ricordo bene, nel senso che abbiamo un po'... ma questa istanza è stata portata avanti e credo che sia in fase conclusiva. So che hanno preparato la delibera e quindi adesso non so esattamente su quale tavolo sta, per quale firma, ma comunque è in fase conclusiva. Ne parlavo proprio l'altro giorno col collega di questa questione, per cui si sta dando corso a quello che si era detto, ovvero... Sì, perfetto, ma io chi devo chiamare per sollecitare questa cosa? L'Esposito? Non lo so. Adesso non so se già ce l'ha sul tavolo l'Esposito, di sicuro gli uffici stanno... Credo che l'abbiano già fatta, adesso non so se gli è stata trasferita, ma è proprio in questa fase, nella fase conclusiva. Comunque mi informo, poi magari ci sentiamo e... Sento un attimo le colleghe amministrative se l'hanno proprio elaborata, completata, l'hanno confezionata questa delibera e l'hanno mandata alla firma, oppure è in fase di invio, insomma. Quindi io la ringrazio come al solito e chiedo scusa a tutti, ma avevo anticipato che avrei dovuto lasciare per l'altra commissione. Buona giornata a tutti, arrivederci Luigi, buona giornata. Arrivederci, ciao. Grazie, noi continuiamo con l'architetto. Dopo questa parte, insomma, diciamo la riprendiamo se è possibile. Eravamo interessati anche a sapere in merito appunto Cecchignola Nord quali erano questi due comparti e comunque se lì le opere di urbanizzazione, qui esuliamo rispetto al C28, se le opere di urbanizzazione in quel caso erano state comunque completate, perché quello che appunto noi vedevamo e sappiamo purtroppo a Roma che i piani di zona per un motivo o per un altro hanno avuto problemi nella parte di opere pubbliche.
Allora, rispondo subito. Ovviamente, come noto, i temi legati ai piani di zona sono temi un po' complicati. Io da un anno mi ci sto mettendo sopra, cercando di intanto capire come sta la situazione, cercare di chiudere quelle questioni rimaste appese da anni. Stiamo cercando di farlo e ora su Cecchino io ho fatto una ricognizione di tutti i piani di zona del secondo PEP per capire laddove era, laddove diciamo così, ci sono dei buchi non realizzati o opere non realizzate. Ora, nel caso specifico di Cecchignola Nord, mi risulta che non sono stati edificati due comparti non residenziali, quindi due comparti non residenziali, però mi risulta che le opere siano state realizzate tutte, e mi riferisco con particolare riguardo alle primarie. Ora però non so dire, ma questo è oggetto di un approfondimento che stiamo facendo un po' per tutti i piani, quindi anche per Cecchignola, se quelle strade e quindi quelle opere realizzate sono state immesse nel patrimonio dell'amministrazione per la relativa manutenzione. Questo ad oggi non sono in grado di confermarlo, però lo farò a breve perché lo stiamo facendo anche per altri piani, e quindi anche Cecchignola. Vediamo se ci sono i collaudi, se sono state le missioni in possesso. Un'ulteriore domanda, quindi, su questi due comparti non realizzati, l'operatore non è obbligato a realizzarli? No, c'è l'operatore, non sono assegnati. Ah, quando è partito perché praticamente non... c'era l'operatore e poi è scomparso? No, non c'era neanche quando è partito, perché insomma non è, cioè, è un non residenziale. Non c'era nessun operatore interessato a realizzare. Quanti metri cubi sono queste? Se mi date un minuto, come lo dico? Due. Certo. Intanto ci sono dei consiglieri che si vogliono prendere. Ma possiamo abusare in maniera brutale. No, ma è talmente cortese del dottor Di Luzio. Scusate, non vi so dire perché mentre in altri ho anche i metri cubi, in questo caso i metri cubi, cioè il comparto A e il comparto B che sono liberi, non residenziali, però non ho indicato i metri cubi, mi manca la scheda, quindi non ve lo posso dire, però ve lo faccio sapere. Potrebbero essere intorno a 10, 15, 30 mila? No, potranno essere grosso modo 15 mila uno e 10 mila l'altro, perché sono un po' più grande e un po' più piccolo, grosso modo, dico un po' occhio. Quindi la somma che fa il totale, siamo circa a 28 mila, che è un altro non residenziale di un altro piano di zona. Parliamo di Casal Brunoli. Sì, adesso ripeto, tenete conto che noi adesso nell'ambito della rilocalizzazione che stiamo facendo, in alcuni piani noi stiamo percorrendo anche la strada di apportare delle varianti per far sì da poter rilocalizzare. Questa è una facoltà che c'ha l'amministrazione, non è che, per esempio, visto che noi abbiamo bocciato la delibera, il municipio di 28.000 metri cubi a Casal Brunori, insomma, c'è stato spiegato. Ah, che... sì, mi hanno detto. Tanto c'è anche una commissione più tardi. Sì, alle 11.30 ha fatto. Parteciperà la collega, perché io Ecco, ciò che è stato detto dalle gentilissime e bravissime colleghe del PAU, funzionarie, che di fatto si faceva questa delibera perché loro vantavano un credito dalla famosa variante delle certezze, però lì non avevano nulla. Io credo che l'amministrazione avrebbe tutto l'interesse a questo, e credo che sia un atto dovuto questa delibera, perché non è che uno si sveglia la mattina e dice facciamo questa delibera, magari c'è stato il proponente che è andato lì dicendo guarda queste sono le carte, poi vado al TAR. Io credo che comunque ci siano i margini per dire bene, sono 28.000, invece di farli lì che è tutto chiuso, completato e terminato, magari andiamo poco vicino dove c'è necessità, tipo Cecchignola Nord per esempio. Non vorrei pensare che tu stessi diciamo suggerendo delle zone tipo Cecchignola, perché ragazzi, ve prego, è non residenziale, significa servizi. Più 2 fa 4, No, significa servizi, no, per dire che si può bocciare questo. Dico.
si può bocciare. Però guardate che questi piani vanno completati, cioè le volumetrie che sono... il completamento è previsto dalla norma, quindi... No, però dico siccome... Non è che quei piani rimarranno vuoti, non è detto che quei buchi rimangano vuoti, quei buchi possono essere completati. Era soltanto evitare di dare suggerimenti, visto che già era... Permettetevi di ogni tanto anche di alleggerire, no? Era soltanto perché dico... Ci manca solo che il presidente lo suggerisce altri quadranti qua, visto che parlavamo di Cicchignola, ma il presidente sa che ogni tanto facciamo queste battute. Certo, no, più che altro... Presidente, se mi posso permettere... Ma certo, consigliere Gagliardi, come no? Io, come dire, la prenda come una battuta, ma io la diffido formalmente dal suggerire compensazioni edilizie, per favore. Non è una compensazione, io sono contrario alle compensazioni. No, il mio era un aggiornamento. Ma l'hai appena suggerita, non so se te ne sei. No, ma guardi, che però. Comunque noi ci abbiamo, cioè, noi ripeto, questi vuoti che noi abbiamo riscontrato sono vuoti che adesso poi parleremo con il nostro assessore. Cioè, l'obiettivo è quello di provare di completare, perché noi i piani dobbiamo completare. Questo è il discorso, non è che adesso, a parte il suggerimento, non è un suggerimento. Io questa ricognizione ho avuto l'input di farla proprio per questa ragione, per vedere, per provare a togliere qualche piano nuovo e andarla a ricollocare in quelli vecchi ancora da completare. Questa è la logica, ma non è che qui, non è che i vuoti ad oggi, i vuoti rimarranno vuoti, non ci rimarranno vuoti. Questo è un po' un discorso, ma non mi riferisco a Cecchignola, ovviamente, mi riferisco a tutti i piani del secondo PEP. E ce l'ho qui, guarda, tutti questi, non è che sono pochi, è molta roba. Ci sono dei buchi e noi per buchi vorremmo, anche perché adesso, a parte Cecchignola, le opere di molti piani non sono state ultimate proprio in ragione del fatto che non tutti gli operatori hanno edificato, perché la somma delle opere dovrebbe fare 100 con la somma delle edificazioni. Se la metà non mi edifica, io ho la metà delle opere quando va bene, ho la metà delle opere, e io se le opere devo finire, siccome, ripeto, nei piani di zona funziona che si scomputa fino al contributo, se io i piani devo finire, io devo avere il 100% degli edificatori per avere il 100% degli oneri di urbanizzazione, altrimenti come si fa? I piani rimangono in sospeso, come è successo in tutti i piani di zona del secondo PEP di Roma. Quindi quello che volevo dire ai consiglieri non è che io sto suggerendo compensazioni o quant'altro, è proprio ciò che gli uffici avevano detto da prima. Allora, perché la domanda era accademica, si intende sempre, perché poi non passa da noi questa decisione, andare in un territorio che ha concluso tutto quanto, come Casal Brunori, perché andare lì a mettere una cattedrale nel deserto che poi non sarà usata da nessuno, perché sono passati più di 20 anni da quando è cominciato? Ma questa è una cosa accademica, quindi non vorrei mescolare tanti argomenti, insomma, ringrazio per questo. Scusate, consiglieri, avevo visto qualcuno prima che aveva alzato la mano e poi riabbassata. Chi vuole intervenire? Se posso, Presidente, prego. Io volevo però veramente abusare della gentilezza del dottor Di Luzio. No, mi sono collegato apposta. No, perché giustamente noi avevamo chiesto all'ordine del giorno questo punto, però visto che lei è qui, è gentilissimo nell'esporre tutte le questioni, se era possibile avere qualche informazione in più su proprio tutto il quadrante, e quello che può, ovviamente, perché giustamente non era all'ordine del giorno, ma visto che ci siamo, parlare un attimo dello stato dell'arte di tutto il quadrante, perché noi ora il quadrante sta subendo delle trasformazioni che stanno veramente, diciamo, appesantendo molto anche a livello di viabilità, ma che oltre al fatto di avere degli spostamenti di opere che erano stati previsti in un certo posto, sono stati spostati, per cui Cecchignola? Scusi? Cecchignola?
Sì, a Cecchignola. Comunque, se, facciamo una cosa, se lei ci dà un attimo il quadro, poi noi andiamo a, a vedere in maniera più... Ma il quadro, io sì, possiamo fare... Vado sperato, Colle delle Gianzole, tutto quel, quel quadrante lì, eh? Sì, ma Colle delle Gianzole, come sapete, è in attuazione, stanno lavorando e quindi quello sta andando avanti, ma sta andando avanti anche Cecchignola... come si chiama? Cecchignola Nord, com'è? Cecchignola, no, Cecchignola Ovest. Ovest, scusa, adesso Ovest. Il fatto che sì, prima vengo l'una, adesso l'altra, faccio confusione. Cecchignola Ovest sta andando avanti, come sapete, stanno, sono tutti quanti in attuazione. Ora lì il tema principale è quello di, della questione del, diciamo così, del, del delle strade. È evidente, noi abbiamo... Quando lavoravamo su Cecchignola Ovest, per la parte limitata al perimetro del piano, discutemmo di quello che doveva essere strada, però nell'ambito di un discorso più ampio. Lì c'era sempre quel tema che andava risolto, che è quello dell'uscita di via della Cecchignola verso via di Tor Carbone o via di Vigna Murata. Bisognava capire lì quel nodo come doveva svilupparsi. Però mi pare che ad oggi quella questione non sia stata ancora definita. È evidente che quello è un tema, secondo me, molto importante che va affrontato, doveva essere già affrontato e risolto da tempo. Però finché le edificazioni, diciamo, più o meno iniziano, ancora l'impatto non c'è. Ma adesso che cominceranno a svilupparsi, è chiaro che lì poi ci sarà un problema. Quindi... Poi per quanto Prato Smeraldo pure, come sapete, sta, è in attuazione, anch'esso sta andando avanti. Adesso forse inizierà, probabilmente inizierà, e non ci saranno delle situazioni diverse, anche Cecchignola Nord bis, questo del piano di zona, ma la situazione è ancora come quella che ci eravamo detti qualche, nell'ultima commissione qualche mese fa. Cioè è solamente, sta solamente andando avanti, si sta sviluppando. Poi altre questioni di quel quadrante, quali altre? Quelle delle Gensole. Quelle delle Gensole, l'ho detto, sta andando avanti come insieme, insieme a, certo, sta andando avanti insieme a, non, a Cecchignola. Non c'era un ricorso al TAR pendente? No, no, sì c'era, però dopo è stato, credo che sia stato annullato, adesso non so con quale formula giuridica. Però mi pare che si sia conclusa quella, quel discorso. Perché a noi non risulta questo, risulta che ancora ci deve essere... No, a me risulta diversamente, però ecco, se c'è un ultimo aggiornamento degli ultimi due mesi io non lo so, perché magari ne parlerò col collega, magari se mi fa... Perché c'è raggiunta notizia che una delle due delle parti aveva cercato di... c'è un termine giuridico per dire di prendere la sentenza, di poterla discutere prima, perché non, insomma, i tempi sappiamo, insomma, che sono molto molto lunghi, poi adesso si sono rallentati ulteriormente. Sì. Comunque io quello che so è che il piano sta andando avanti per le parti, ovviamente, cioè non è in discussione la legittimità del piano, eventualmente c'è una questione appesa con un proprietario delle aree. E adesso l'ultimo sviluppo, se adesso ci sono degli aggiornamenti ultimissimi non li conosco, mi sfuggono, però di sicuro vi dico che loro stanno andando avanti, basta che andate e vedete che stanno facendo i movimenti terra e stanno lavorando. Quindi, anche su Colle delle Gensole? Sì, Cecchignola, quindi Colle delle Gensole stanno lavorando, Cecchignola Ovest stanno lavorando, e Prato Smeraldo pure. Ora va affrontato, a mio modesto avviso, il tema del sistema della viabilità, perché quella si sostiene se c'è un sistema adeguato. Se ci sono dei pezzi diventa un problema. Diventa un problema. E quindi... In questa commissione tantissimi commissari hanno sempre chiesto i cosiddetti cronoprogramma. A chi possiamo rivolgerci per avere... questi cronoprogrammi per le opere di urbanizzazione? I cronoprogrammi, teoricamente, il cronoprogramma è una situazione, è una previsione che potremmo dare noi, ma non è che, voglio dire, non è che, anche perché per i piani privati il cronoprogramma segue l'edificazione, cioè le opere pubbliche seguono l'edificazione privata. Ora, alcuni anni fa l'edificazione privata aveva uno sviluppo più o meno veloce perché c'era domanda e quindi il mercato lo consentiva. Oggi non è più così. Quindi oggi fanno, realizzano un po' alla volta e poi si fermano, e quindi, perché chiaramente
situazione finanziaria complessiva non consente. Quindi il programma può essere modificato il giorno dopo, non è che sia, come dire, un... Dopodiché c'è la convenzione che regola il rapporto, ma la convenzione non parla di tempo. Scadenza? Ma la, come dice? Le convenzioni hanno delle scadenze. Certo, le convenzioni hanno delle scadenze che però le la legge ha prorogato più volte, sia nel, nel 2013 e l'ha rimodificata adesso di ulteriori 3 anni. Quindi voglio dire, i tempi ci stanno ampi, insomma, questa roba. Non è che quando scade finisce tutto, non si fa più niente. Quando scade, il problema è che l'edificazione privata, i diritti edificatori rimangono. Semmai il problema è per le opere pubbliche, loro possono dire: guarda, io visto che è scaduto non posso più fare l'opera pubblica, io la mia privata la faccio, però la pubblica no, e quindi ti do i soldi degli oneri, falla tu, e quindi poi il problema diventa l'amministrazione. Quindi non è un vantaggio che si interrompa nel corso queste convenzioni, perché poi dopo i problemi, anche perché molto spesso le opere costano di più di quanto sono state quantificate a suo tempo. E quindi molto spesso con gli oneri che loro vanno a versare a valle della convenzione non si riesce poi a completare le opere. Quindi il fatto della scadenza pure è un discorso che non, a mio avviso, non trova una grande utilità né per il territorio né per l'amministrazione in generale. Quindi se noi abbiamo ad oggi già un problema sulla mobilità e diciamo ancora devono essere edificati tutti, perché Colle del Genzola non è edificato. No, stanno facendo le opere pubbliche, stanno diciamo... Ma il problema sussiste? Lo so, certo, certamente. Secondo me va vista appena possibile, subito, anzi siamo forse già in ritardo, però ancora l'impatto non è forte, diciamo. Va vista tutto il sistema della viabilità. Però tenuto conto che poi i comprensori saranno quelli, perché nessuno li annullerà i comprensori, questo è il discorso. Quindi i comprensori saranno quelli, bisogna confrontarci con quelle che sono i carichi urbanistici che questi comprensori determinano. Anche e quindi fare le strade adeguate. Anche le costruzioni militari andranno avanti. I militari non posso parlarne perché le costruzioni dei militari non rientrano nelle nostre competenze. I militari, come sapete, fanno un po' come vogliono. Costruiscono. Beh, no, le autorizzazioni gliela date la comunità. Sì, ma loro escono un po' dai discorsi standard, capito? Per cui io sui discorsi militari so che li stanno realizzando delle cose, hanno forse già realizzato, però non ne posso parlare perché non ne conosco i contenuti, quindi preferisco non dire cose fuori luogo. Sì, diciamo che per ciò che riguarda la mobilità è una cosa che anche altre amministrazioni hanno cercato di trovare una soluzione, per esempio nel passaggio nella città militare, per esempio. Però da lì abbiamo detto che i militari non vogliono. Però a valle di tutte queste approvazioni, di questi piani urbanistici, c'era già un sistema della viabilità che sosteneva tutti gli interventi. A mio avviso bisogna ripartire da lì, poi magari aggiustando un po' il tiro laddove si possono rivelare delle criticità, come per esempio lì sulla parte sull'innesto con Mille Voi, quello è un nodo molto particolare che va studiato meglio, però per il resto quella è la viabilità, non c'è altro. Mi rendo conto che vengono fuori delle strade abbastanza importanti, ma di fronte a un carico urbanistico come quello che è previsto, e ripeto, i piani non li annullerà nessuno, non c'è altra possibilità. Se uno vuole evitare che ci siano degli impatti, dei forti impatti. No, perché io mi scuso se intervengo così, senza, però se andiamo a vedere gli studi della via. Ancora, abbi pazienza. Sì, poco scendo. Scusate. No, scusi lei. No, voglio dire, anche gli studi della viabilità di Via Laurentina devono essere sostenibili con l'apertura del massimo. Abbiamo visto che non è così. Quindi, se quegli studi ci dicevano che
già prima stava in sofferenza tutto il quadrante, lei si rende conto, beh, ovviamente non è colpa sua, però lei si rende conto che quel quadrante sta diventando invivibile. Lo è già. Però allora va migliorato quel sistema, qualora si rivelino delle criticità, ma non è... perché io mi rendo conto che sta sul territorio, subisce un infarto e quindi mi rendo perfettamente conto, però alla luce dei fatti, in considerazione che questi piani sono tutti in attuazione e sono cioè non è che si possono cancellare con una spugna, questi sono piani che vanno a concludersi. E quindi è chiaro, bisogna fare i conti con questa situazione, quindi bisogna aggiustare, aggiornare, migliorare un sistema della viabilità che è stato già progettato, per il quale sono stati recepiti tutti i pareri, che però eventualmente deve essere migliorato. Però va fatto, perché se uno pensa che poi in realtà si annullano i piani, io credo che siamo un po' fuori. Migliorato però con quali fondi? Noi chiediamo sempre i fondi non sono fondi, perché quelle sono tutte opere a scomputo. Per cui i fondi sono i soldi degli operatori, non so se cioè, sono del comune, perché dovrebbero entrare nei cassi del comune e il comune dovrebbe fare le opere, siccome loro le fanno direttamente, quindi sono opere che fa il comune per mano loro, per mano degli operatori, quindi non ci sono fondi aggiuntivi, sono fondi già previsti nelle varie negli oneri di urbanizzazione degli operatori. Però ripeto, se la cosa è dire adesso poi cerchiamo il piano, tanto quei piani non si annullano. Questo è il discorso, ma lo dissi già alcuni anni fa, ne parlammo. Lo so, noi non è che ci arrendiamo facilmente. No, lo dico per essere realista, per ma non adesso, per carità, siamo una commissione, me lo voglio permettere, anche perché non è tema mio, perché io sono un tecnico e quindi ovviamente non entro nel merito di altre valutazioni, però anche sotto l'aspetto tecnico e amministrativo ormai ci sono dei diritti acquisiti che non sono revocabili, quindi in virtù delle compensazioni sono diritti acquisiti, no? Giusto? Alcuni sono delle compensazioni, capito? Ma quello è uno strumento che è stato esercitato a suo tempo e adesso questo c'ha una caduta evidentemente. Non è che è illegittimo, è uno strumento, una scelta che all'epoca fu fatta. Oggi probabilmente non si farà più, però all'epoca fu fatta. Ma ricordo che il presidente mi sembra avesse chiesto dei riconteggi da parte della commissione. E avevamo fatto anche una richiesta. Avevamo fatto anche una risoluzione in cui chiedevamo all'assessore Capitolino 2 anni, era maggio del 2019, se ricordo bene, o 2018. Comunque avevamo richiesto di fare comunque i conteggi, perché in quell'area lì c'era il vincolo dell'allora viceministro Bolzoni. Guardi, io mi permetto soltanto di dire che queste convenzioni vengono analizzate con la lente di ingrandimento, ma non dai dipartimenti che fanno un'istruttoria, ma poi c'è tutti i passaggi con l'amministrazione, col segretariato generale, quindi sotto l'aspetto formale io non ho dubbio nel dire che le cose stanno assolutamente a posto, nel senso, pur non avendo fatto i conti io personalmente, ma do per scontato, sapendo come vengono, anche perché per fare la convenzione ci vogliono 10 anni, non è un'operazione era immaginare quello che c'è dietro per fare una convenzione urbanistica. No, sappiamo, ma magari il fatto che manchino, che non ci siano i numeri, mi pare assolutamente improbabile, questo ve lo dico. Però magari era sfuggito che a Bordone aveva messo un vincolo. Ora, un terreno, per quanto pregiato... Ci sono i pareri di tutti. Per primo la soluzione. Non si può sbagliare una volta, un parere è impossibile, insomma. Io dico di sì, però voi giustamente, legittimamente, avete richiesto, adesso l'assessore lo farà, adesso non so se l'ha già fatto, questo non lo so. Perché noi stiamo ancora aspettando questa risposta. È vero che il personale è poco e quindi ci mancherebbe altro. Non lo so. Io ripeto, rispondo soltanto per la parte attuativa. Certo, questo sì, lo sappiamo. Non merito di altre di questioni che non mi riguardano. E una cosa invece, nel momento in cui sarà data l'autorizzazione, tornando a Cecchignola Nord,
per realizzare il tutto. I lavori più o meno, se dovessero partire, non dico tutti i comparti insieme, insomma, però quanto tempo potrebbero in genere queste edificazioni? 2-3 anni? Questo lo devo ancora vedere, perché io ovviamente, siccome siamo grazie a un anno questo qui, però vi assicuro che abbiamo fatto un po' di cambiamenti, perché così come era impostato i piani non si sarebbero finiti. Allora, e adesso devo vedere, perché prima di dare nulla osta per il rilascio del titolo edilizio, io voglio affrontare il tema delle opere pubbliche, quindi in quella sede io devo capire quanti operatori partono e quindi anche il cronoprogramma delle opere pubbliche, e dopo rilascio il nulla osta. Quindi magari in una prossima occasione io vi aggiorno su questo, ma al momento no, perché io sto aspettando ancora il lavoro del commissario ad acta. Quindi finché il commissario d'acta non ha finito e non mi comunica l'esito del suo lavoro, e quindi mi dice che il piano quindi è approvato, ci sono le convenzioni dell'articolo 35 delle assegnazioni, e c'è l'approvazione dei progetti, delle opere di urbanizzazione, e c'è la convenzione integrativa che dà mandato agli operatori di fare le opere, io finché non c'ho quello non vado avanti, chiaramente, perché non è che mi metto avanti rispetto a... E quindi poi quando avrò quello inizieremo. Io so che gli operatori vogliono partire subito, ovviamente io devo fare in modo che partano subito con le opere pubbliche. Esattamente, quindi ricordiamo che per il piano di zona, quindi prima si concludono le opere... Conosciamo, mi è chiarissima la questione, le assicuro che avrei seguito in questo modo. Sì, noi su questo siamo abbastanza puntigliosi. Abbiamo fatto rifare molti progetti, non per questi piani, ma anche per questo piano. Abbiamo rifatto rifare il progetto perché non ci convinceva. Quindi, per le opere pubbliche mi riferisco. Sì, sì, sì. E possiamo ricordare più o meno quanti abitanti sono stimati? Non me lo ricordo, non ho tutti i dati adesso, però pure questo ve lo faccio sapere. 3-4 mila abitanti, ricordo bene, o sono andato un po' troppo sopra? No, forse sì, no, forse sono quelli. Comparti, adesso non ce l'ho sotto mano. Purtroppo Paolo, lì è la somma che fa il totale. Certo, è la somma di quello insieme a tutti gli altri, evidente. E quello è, quella è la ciliegina sulla torta. E tutto il resto è la torta che... È una cosa stratosferica di cui forse tanti non si rendono conto, ma lì verrà una città nella città. 3-4 mila abitanti è un paesino, però sì, se poi parliamo di 20-30 mila abitanti, giustamente insomma una cittadina... Anche di più. Tutto il quadrante Cecchignola, io ricordavo tra i 20 e i 30 mila abitanti, non oltre, però comunque... 30 mila abitanti è diverso, è una città, 30 mila abitanti è una città. Sì, che viene messa lì. E il problema appunto sono i servizi e la mobilità, insomma, quello è fondamentale. Oltre al consumo del suolo e poi dal punto di vista del pregio paesaggistico... ambientale, paesaggistico, quello è l'ultimo lembo di agro romano all'interno del grande raccordo anulare. Purtroppo diciamo la scelta non fu proprio oculata quando si decise di farla costruire lì, perché io mi ricordo Cederna che diceva che non esisteva il parco della Piantica se non c'era anche l'Ardiatina, Cecchignola, Laurentina, insomma quegli altri ambiti lì. Se i consiglieri intanto volessero fare qualche altra domanda, perché io avrei anche altre questioni. Io dire questa cosa, naturalmente tu l'hai detto per ultimo, ma il pregio di quell'area forse diciamo viene prima di tutto, e poi naturalmente le ricadute devastanti, perché effettivamente sono fatte delle scelte senza avere però una soluzione che garantisse una mobilità sostenibile. Una mobilità, perché come ricordava la consigliera, lì arriveranno decine di migliaia di abitanti e quindi come dire uno strappo. Non è questo il tema, quindi evito di dire altro. Però volevo chiedere all'architetto, che saluto e ringrazio sempre di essere disponibile, volevo sapere qualche notizia. Non è il tema, diciamo, questo qui del piano di zona all'ordine dei lavori, però volevo avere notizie su questo invece piano di zona. Dovrebbe essere del secondo PEP, il C6 Torpagnotta.
Comunque è comunque in zona. Sì, beh, certo. Non vi so dire però su questo, aspettate un attimo, No, perché lì vuol dire c'è una questione diciamo importante che riguarda per esempio delle sugre e delle querce che sono state individuate come presumibilmente oggetto di abbattimenti, quindi siccome l'area dovrebbe essere quella, volevo capire che cosa c'era, che cosa no, stava. Ma questo è un altro piano della manovra di completamento? Il secondo PEP? No, non, il secondo. Non mi risulta nulla di... non vedo nessuna criticità, quindi non so rispondere su questo, perché considerate tutti i piani di zona, io me li sto girando tutti, quindi abbiate... vi chiedo scusa, ma ecco, questo il piano di Tor Pagnotta, io non, siccome non vedo nessun tipo... Sì, ho capito, sì. Mi riservo di aggiornarmi la prossima volta su Tor Pagnotta, adesso me lo scrivo. Ma perché? Che problema c'è lì? Beh, lì diciamo è un'area che ancora è pure quella integra, appunto ci stanno queste sughere, è praticamente lì nella valle che si trova dove c'è sta anche la chiesa di Ruta, insomma a Fonte Laurentina, diciamo così. Insomma è un'area, vuol dire che francamente metterci altri palazzi, boh, vuol dire, per cui volevo capire, no, lo so, guardate, io purtroppo capisco, pure, però. Sì, però come ti bisognerebbe trovare soluzioni che appunto tengano conto del patrimonio immobiliare esistente, insomma, vuol dire, cioè, se c'è del patrimonio immobiliare che va rifatto, si tira giù e si rifà, però insomma, ecco, lì è veramente, siamo in prossimità del Rio Petroso, no? Vuol dire, quindi, insomma, un'area bellissima. Senza dubbio, io guardate su questo. Però volevo capire. La prossima volta, se volete, facciamo un approfondimento. Adesso, intanto, mi farò un giro e guardo un po' di carte, vediamo qual è lo stato dell'arte e vediamo quelli che sono gli sviluppi. E perché che la sono. Preoccupazione, appunto, sono le querce individuate, quindi quello fa preoccupare e pensare che qualcosa si stia muovendo. Quindi, appunto, volevo capire che cosa c'era per vedere di fare eventualmente. Vabbè. Qualsiasi nostra azione utile, perché ripeto, per carità, quando si tratta di edilizia popolare va benissimo, perché appunto però bisogna anche qui salvaguardare, certo, i valori ambientali, cioè, certo, se posso scegliere località diverse, insomma, cose, appunto, capire a che punto è questo piano ci aiuterebbe. Grazie. Esatto. Come ho detto, vi riservo la prossima volta, se volete ci aggiorniamo su questo. Ok. Io vi chiedo scusa, purtroppo avevo già un appuntamento, non so se ci sono altre cose e poi io vi chiederei la cortesia. I consiglieri che volevano fare delle domande, intanto consigliere Barros e poi la consigliera. Sì, grazie Presidente, buongiorno Dottor Di Lucio, velocemente, no? Si ricorda che era venuto in commissione in mobilità e periferie riguardante lo skate park, eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere. Lo sto facendo, vi chiedo scusa, io un'altra volta mi hanno coinvolto in un'altra situazione. No? Per gli aggiornamenti, sì, grazie. No, gli aggiornamenti li sto, guardate, ci sono 7 faldoni di pieni di carte, quindi non ho avuto modo, visto poi le tante cose che ci sono, non ho avuto modo di completare quell'approfondimento che mi ero impegnato a fare, ma va sicuro lo sto facendo, vi chiedo qualche altro giorno e poi... Quindi facciamo la settimana dopo ancora, potrebbe essere... Sì, però concordiamo, vi chiedo la cortesia, perché noi purtroppo... Abbiamo mandato una nota, mi sembra. Sì, però poi mi mandano già la convocazione. In realtà, io perché, ma non lo dico perché altrimenti non si riesce, perché si sovrappongono anche 2-3 commissioni e quindi voi capite che diventa complicato. Questa è la commissione periferia del giovedì mattina, quella che cui il ho presidente capito, ma noi però purtroppo, tra l'altro noi abbiamo pure un input da parte dell'assessore di evitare di partecipare alle commissioni perché poi alla fine gli uffici devono andare avanti. E quindi se stiamo sempre a fare le commissioni, noi abbiamo delle difficoltà, perché noi siamo pochi, non è che siamo chissà quante persone. Lo sappiamo. Quindi lo sappiamo. Noi siamo qui come tanti altri colleghi, voglio dire, per carità. Però magari ecco, concordiamolo così in maniera da assicurarvi di essere presente. Ok, allora facciamo tra 2 settimane.
Ci sentiamo magari 3-4 giorni prima, se siete d'accordo, così non ci sono, perché magari mi metto una commissione nella quale tocco la regione a quale devo partecipare a stessa ora o stesso giorno, e allora poi diventa complicato. Va bene, grazie. Chiedo scusa. Dottor Di Luzio, mi perdoni, sono la segretaria verbalizzante. Volevo dirle che normalmente le nostre convocazioni partono 5-6 giorni prima, quindi magari io le mando una settimana prima una mail e lei mi dice se è pronto o va meno. Bene, va benissimo. Ok, grazie. Prego, ci mancherebbe. Grazie. Allora, consigliere Ugolini, così l'ultima domanda per no, il... No, non è niente domanda, a parte volevo ringraziare il dottor Di Luzio, ma forse l'errore della commissione è quella di chiedere aggiornamenti anziché chiedere aiuto, nel senso che tanti componenti di questa commissione vorrebbero sapere come fare a limitare i danni. Purtroppo tutte le volte ci scontriamo e prendiamo il muro col treno ad alta velocità. Proviamo a mitigarli. Proviamo a mitigarli, facciamo qualcosa perché... lavoriamo sulla, secondo me, sul sistema della viabilità di tutto il quadrante, che quello è un aspetto importante. Ci dica quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo. No, io per carità non mi permetto, dico solo che anche come uffici noi... Ma io già mi sono fatto promotore di questa cosa già da un po' di tempo, però poi... Cerchiamo di dobbiamo partecipare più uffici, ma vedo che non succede niente. Però se lei ci dice, ovviamente... No, io secondo me va sistemato, ripeto, anziché pensare di annullare i piani, cosa che io mi permetto di dire che non succederà, ormai sono 30, cioè non è un giorno che conosco le situazioni e non credo che non succederà, e io invece penso che si possa migliorare tutto il sistema per rendere tutto quel quadrante più vivibile e coerente col nuovo assetto urbanistico. Ecco, questo già sarebbe d'aiuto per tutti, parlo anche dei cittadini, cioè questo il volere dei cittadini è di rendere una città almeno più vivibile di quello che si sta prospettando. Quindi magari poi vediamo se possiamo mettere al tavolo più organi per poter vedere la situazione in questo senso. Grazie. Grazie. Io vi saluto, vi chiedo scusa, arrivederci. Ma ci vediamo insomma alla prossima occasione. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata a tutti, grazie a voi. Salve architetto, buon lavoro. Arrivederci, ciao, arrivederci. Allora. Paolo, sei mutato. Sì, ok, perfetto. Allora, adesso stavo parlando con il consigliere Tranquilli che ci sta seguendo, anche se ci sente a scatti. Vediamo un po', Roberto, sei collegato con la commissione? Fatti Paolo, sentire. C'è Ragucci in attesa. Sì, sì. Però sento l'eco della mia voce. Per cui... Ah, ok, non fa... Sì, parla quando ti... Ti chiamiamo, ok. Allora, sì. Allora, buongiorno al comitato di quartiere del Torino Nord. Buongiorno, mi senti? Sì, sentiamo, okay. Tutti i commissari sentono perfettamente. Ok, buongiorno a tutti. Allora, noi volevamo oggi un aggiornamento da parte del presidente del municipio in merito alla situazione, possiamo definire ormai annosa, del parco di via Caterina Troiani. Maria, la comunicazione del presidente del municipio qual era, se possiamo gentilmente rileggerla? Io non ce l'ho. Ah, ok. Ho controllato, perché quando ne parlava Giulio ho controllato la posta, ma io nella posta non ho ricevuto nulla.
Ah, no, perché mi sembrava l'assessore, no? Ah, quindi oltre la risposta. Quindi l'assessore insieme al presidente del municipio sono nella commissione capitolina scuola adesso? Il presidente sì, io l'ho saputo per vie traverse, perché vabbè, me l'ha detto Frasca che non sarebbe potuto venire per precedenti impegni presi. Ah, ok, va bene. Quindi questo qui per aggiornare allora il comitato di quartiere, perché io pure questa mattina, insomma, vengo a sapere di questa situazione, perché naturalmente noi anche a seguito, insomma, di aver letto una memoria di giunta municipale, dove appunto venivano stanziati circa 400.000 euro per il completamento, cioè per il completamento, per il rifacimento, perché il parco, ricordo, era completato, altrimenti il PAU non dava l'autorizzazione per la realizzazione delle varie opere. Vedo c'è il consigliere Sordini che forse vuole intervenire perché lampeggia la lucetta blu. No, perché volevo leggerti la nota, se mi hai detto che non ce l'hai, la nota del presidente, arrivata il 9 febbraio, mi ha dato un'email, credo a tutti, 18 destinatari. Insomma. Ah, ok, no, perché non l'ho letta. Sì, grazie, consigliere Sordini, vicepresidente, prego. Allora, gentili consiglieri, in relazione all'oggetto, il presidente, scusandosi, comunica che non potrà partecipare in quanto impegnato in un impegno istituzionale concomitante. Sarà presente l'assessore Cristina Maiorati, ringrazio per l'attenzione e invia cordiali saluti. Questo è il 9 febbraio, l'ha mandato a tutti. Io sicuramente non l'ho letto, me ne scuso, questa mattina non ho avuto modo di leggere. Sono destinatari, quindi credo insomma che questo è, va bene, perfetto. Giusto per informarvi, ok, grazie. No, grazie tantissimo per la lettura e la prontezza, insomma. Un attimo, vediamo un po', ecco, consigliere Tranquilli, vuole intervenire? Allora, che parlava, sì. Che allora scusa, Roberto, è molto complicato. Stiamo parlando del parco di Caterina Troiani. Scusate, faccio sul fatto che avrei potuto dire ecco. Allora, guarda, noi ti sentiamo benissimo. Allora, dai, intervieni tu, così dopo faccio intervenire gli altri consiglieri. Prego. Riuscite a sentirlo il consigliere? Sì, sì, un pochino, non tanto. Sì, vai, vai. Va bene, continua a urlare. All'inizio ho seguito tutte le varie fasi, abbiamo ricostruito la storia, siamo arrivati al punto in cui il proponente avrebbe dovuto realizzare il parco, ha presentato un progetto al PAU e lo stesso progetto è stato presentato al Dipartimento Ambiente. Questo progetto è stato approvato sia dall'uno che dall'altro. Il proponente ha realizzato il parco così come da progetto. Ok? A un certo punto avrebbe dovuto fare il collaudo finale per fare l'assegnazione all'amministrazione. Questo collaudo finale non è stato mai accordato, non è stato mai fatto, e la cosa è entrata in stallo. Noi abbiamo seguito tutta la vicenda, io ho fatto diversi sopralluoghi, mi sono reso conto che il parco versava soltanto per incuria, aveva l'erba alta, ha subito per esempio una bomba d'acqua che ha dilavato parte del terriccio che ha portato giù, insomma ha creato dei problemi. Questo però non inficiava il fatto che comunque il proponente avrebbe dovuto realizzare con l'amministrazione il collaudo e consegnarlo. Ora, siccome non è sopravvenuto niente che possa impedire tutto questo, abbiamo fatto una lettera sia al PAU che al Dipartimento Ambiente, in cui dicevamo esattamente quello che io ho raccontato poco fa. Abbiamo raccontato la storia, per cui abbiamo detto il parco è finito
va soltanto collaudato e dato all'amministrazione. Dopodiché, se con i cittadini riteniamo che vadano fatte delle opere aggiuntive, si prenderanno in considerazione e si realizzeranno. Vogliono l'area cani? La mettiamo a bando e si fa l'area cani. Vogliono l'illuminazione notturna? Vogliono due fontanelle anziché una? Cioè, tutto quello che andava fatto andava fatto. Oltretutto, prendendolo in carico, avremmo pure provveduto alla sua manutenzione, per cui l'erba tagliata e quant'altro. Si è messo di mezzo il Dipartimento Ambiente, che ha detto che non poteva prenderlo perché non era conforme ai parametri che loro ritenevano giusti. Allora non capisco perché hanno approvato il progetto che era stato proposto. E hanno chiesto, allora inizialmente hanno fatto un progetto faraonico con un teatro, non so, hanno fatto una cosa incredibile che costava oltre 800.000 euro, quasi 900, 870 se non ricordo male. E questo è stato, nessuno l'ha chiesto, per cui il proponente non poteva fare questo, però al Dipartimento Ambiente tutto questo piaceva, insomma. Dopodiché la cosa è entrata in stallo perché evidentemente c'è qualcosa che non capiamo, io personalmente non capisco perché non si è seguita la normale prassi che andava fatta, e adesso il Dipartimento Ambiente ha detto che in base ai principi che il terreno deve essere drenato, cioè deve essere fatto il recupero delle acque meteoriche, i pali della luce che vanno messi perché la CEA deve poter cambiare le lampadine con un mezzo, col braccio, insomma, ce l'hanno raccontato di tutto e di più, i pompieri che devono poter entrare in caso di incendio. Allora io mi domando, tutti gli altri parchi che noi abbiamo nel circondario dovrebbero avere questi parametri, che non hanno. Però alla richiesta fatta dal presidente di Innocenti, praticamente non è stata data una risposta diretta a domanda risponde, ma è stata fatta una comunicazione che c'è un progetto che prevede tutta una serie di opere che hanno un costo che alla fine si aggirerà intorno ai 600.000 euro, che verranno realizzate e il parco verrà ultimato. Questa è un po' la storiella che abbiamo, alla quale abbiamo assistito fino ad oggi. Altre cose, altre novità in merito, io personalmente non ne ho. Grazie consigliere Tranquilli. Ho capito tutto quello che ho detto? Sì, sì, si è capito tutto. Okay. Ora chiedo ai partecipanti, grazie. Tolgo il viva voce. Allora, vedo che c'è anche un intervento. Avete compreso quello che ha detto, vero? Giusto, allora, cioè, vedo qui la parola a Attilio, quindi che ha alzato la mano. Attilio è il signor? C'è il microfono disattivato, perché in genere io disattivo a tutti quanti, insomma. Comitato di quartiere, immagino sempre. No, il microfono non si sente. Microfono. Pronto? Mi ecco, sentite? Adesso sì. Sì, signor Attilio? Aghilli, vicepresidente del Comitato di Quartiere, ma scusa. Sì, lo so. No, io dico per la verbalizzazione e perché poi è registrata, quindi sì, rimane traccia per chi volesse riascoltarla. Ma prego. Devo dire la verità, questo non mi ricordo chi è che ha detto, ma questa storia qua va avanti da un sacco di tempo, non è una questione delle... Lui dice che il parco è già completo, è già... ma non credo, ci sono delle cose che non quadrano con il signore precedente che ci ha comunicato. No, è il consigliere. Niente, noi vogliamo, siamo... anche con Pietro Ragucci, il presidente, penso che oggi ci aspettavamo una risposta, ma vedo che tu da parte tua non hai avuto nessuna comunicazione dal presidente, perché non ti ha comunicato nulla, ma una risposta, non dico affermativa, cioè una risposta definitiva, ma almeno qualche accenno di quello che ci aspettiamo che qualcuno deve fare, perché secondo me il costruttore è pronto
a realizzare quello che lui ha presentato. Basta che qualcuno gli dia l'ok e lui procederà a concludere quei lavori che dovevano essere fatti e poi consegnare il parco al municipio, a chi di dovere. Non ho parole, altre parole a dirvi, perché noi con Pietro abbiamo seguito. Do la parola allora al presidente del comitato di quartiere Ragucci, prego. Sì. Sì, sì, un attimo, Roberto, aspetta. Sì, sì. Prego, deve attivare, dottor Ragucci, il microfono è spento. No, non si è ancora attivato il microfono. No, il microfono è spento, è disattivato, va attivato. Ci deve essere nella schermata in alto a destra, c'è il simbolino del microfono. Va selezionato così. Adesso sì. Perfetto. Ecco, grazie. Allora, io non vorrei ripetere tutta la storia di questa vicenda, perché ormai è una vecchia storia. Io vorrei arrivare ai giorni nostri a questo punto, vorrei arrivare a una conclusione di questo problema qua. Noi siamo rimasti all'ultimo incontro che abbiamo avuto il 23 di novembre, che è presente anche il presidente di Innocenti e vari rappresentanti dei dipartimenti. In pratica, nella definizione di questo problema si era arrivati al fatto che doveva essere modificata la convenzione. Perché? Perché c'era stata una variazione su quelle che erano le quote iniziali che erano state impiegate per fare questo, una serie di lavori su questo parco. E quindi in questa riunione ci è stato detto che la cosa doveva essere passata all'assemblea capitolina per modificare la convenzione. Quindi noi siamo rimasti lì, quindi oggi noi ci aspettavamo che il presidente, a fronte di questo che ci avevamo detto in quella riunione, ci portasse delle novità. Perché è inutile stare qui e ripetere sempre la stessa storia, perché qui partiamo dal 2016, quando il proponente presentò lavori ultimati per ricevere il collaudo, ma in quella sede lì gli fu sospeso perché il dipartimento, chi per esso, gli chiesero altri lavori da fare, e lì iniziò tutta la storia. Presentò un nuovo progetto, tutto questo progetto, come ha detto prima il consigliere, era una cifra molto alta, gli fu respinta, e siamo andati avanti fino ai giorni nostri. L'unica cosa che rimane è che i cittadini sono veramente incazzati, scusate della parola, però sono veramente incavolati. Noi purtroppo come comitato stiamo seguendo tutte le strade, abbiamo mandato le firme dei cittadini, abbiamo fatto richieste ai dipartimenti, abbiamo fatto richieste al municipio, abbiamo fatto richieste addirittura altre strade tramite alla sindaca di Roma. Insomma, noi più di tanto non possiamo più fare. C'è stato anche l'intervento ultimamente del messaggero, e anche lì hanno visto, ci sono state le voci dei cittadini che sono anche lì e riflettono quello che io ho detto oggi. Quindi io penso che a questo punto bisogna concludere la questione. Se ci hanno voglia, fantasia di concluderla, ci sono tutti gli elementi per farlo, e altrimenti noi non sappiamo più che fare. Adesso ci dicesse, ecco, oggi noi, come ha detto prima Attilio, noi ci aspettavamo delle notizie definitive. Che cosa hanno fatto da quel giorno che abbiamo fatto l'incontro del 23 novembre? È passata la cosa nella modifica della convenzione all'Assemblea Capitolina? È stato fatto questo passo? Quindi la conclusione è questa, perché lì devono rivedere la somma impiegata. Tutto qui. Io non vado oltre, perché veramente, guardate, ne abbiamo veramente le tasche piene di questa situazione qua. Ma non solo noi come comitato, ma soprattutto i cittadini. E grazie. Chiudo.
Grazie dell'intervento. Purtroppo la connessione, il consigliere di prima era il consigliere Tranquilli che cercava di spiegarsi ulteriormente, però purtroppo oggi pure lui ha dei problemi di rete notevoli. Prima di dire qualche altra cosa, non so se i consiglieri vogliono intervenire sulla vicenda. Prego, chi volesse intervenire, intanto cerco di... Niente, il consigliere Tranquilli in questo momento è caduta la linea perché prima voleva dire alcune cose. Perché, allora, cerco di spiegare quello che mi stava dicendo prima che cadesse la linea. Il riferimento che faceva il consigliere Tranquilli era sul fatto che noi abbiamo già fatto varie volte in commissione per avere l'approvazione di tutto quanto il progetto, l'intervento edificatorio del Torino Sud, dovevano essere soddisfatti determinati parametri. E, siccome c'erano tutte le autorizzazioni, noi adesso stavamo parlando con l'architetto che aveva seguito questa vicenda, tra l'altro, adesso si occupa dei piani di zona, e ovviamente anche per i nuovi piani di zona ci stava spiegando che prima bisogna fare le opere pubbliche e poi tutto il resto, e comunque deve essere tutto quanto a norma. Se è stata data l'autorizzazione con tutti i permessi era perché il parco in quel modo doveva essere concluso. È stato ricordato che è stato un dipartimento a bloccare a seguito della forte precipitazione del novembre, mi sembra, 2016, fine ottobre, fine novembre 2016, e da lì è partito tutto quanto l'iter. Quello che diceva il consigliere Tranquilli, che era condivisibile, cioè era di incamerare la cifra e poi da lì partire a fare dei lavori. Io non voglio perdere ulteriore tempo, mi dispiace che sia stato impegnato per altre vicende il presidente del municipio che aspettavamo qui, probabilmente dobbiamo riaggiornare questo punto all'ordine del giorno. Non so se ci sono i consiglieri che vogliono intervenire, fare qualche osservazione. Se posso io, Presidente. Prego, 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 ma magari, certo. No, ma una considerazione breve. Le criticità di questa vicenda le sappiamo tutti. È evidente che i cittadini ormai, vuol dire, non ne possono più, perché è, come dire, una roba che si trascina da anni e anni e diventa insostenibile. Però il punto a questo punto è quello lì di non aver deciso, perché qua il grande limite di questa vicenda è che siamo stati un po' ad aspettare che le cose prendessero una piega piuttosto un'altra. Io non mi ricordo quando, ma se andiamo a vedere i verbali un po' addietro, ho detto da tempo di monetizzare e che potevamo farlo noi eventualmente le cose, che quando gestisce un'amministrazione con un'altra amministrazione risulta sempre comunque un rapporto non solo tra pari, ma che sicuramente c'è un fine dell'interesse pubblico, che in questo caso era riaprire il parco prima possibile e, diciamo, eventualmente adeguandolo per alcune cose che venivano richieste. Io mi ricordo che nel progetto faraonico del tempo si prevede appunto questa illuminazione e dissi, guardate che qua per mettere qualche punto luce, non è che chissà quali spese vadano fatte, bisognava monetizzare. Il problema è che oggi, dopo anni, stiamo ancora così, vuol dire, ed è grave, io trovo questo grave. Cioè, secondo me questa situazione è figlia di mancate scelte chiare e nette, perché se ci si fa portare a spasso da chi che sia, vuol dire, i risultati sono questi, il parco resta chiuso, ma non è pensabile, vuol dire, non è pensabile proprio. Grazie per l'intervento. Altri consiglieri che vogliono intervenire? Faccio quasi l'appello perché li leggo da come mi compaiono: dal consigliere Di Nardo, Gagliardi, Graceffa, Sordini, Corrente, Barros e Ugolini. Praticamente, a parte Tranquilli che è intervenuto prima, ma purtroppo gli è caduta la linea. Prego. Che Presidente, ma che vogliamo dire? I cittadini hanno ragione. Da parte nostra, i cittadini avranno assistito alle commissioni, sanno quante volte noi abbiamo cercato di risolvere questo problema al meglio nell'interesse di tutti. Su questo io penso che i cittadini ce ne debbano dare
diciamo, conto, nel senso che non è che l'abbiamo trascurato, no? Abbiamo fatto di tutto e di più. Avremmo sbagliato? Per carità, forse avremmo sbagliato, però l'abbiamo fatto in buona fede, nel senso abbiamo cercato di fare il meglio. Non ci siamo riusciti. E questo bisogna dirlo, Presidente, non ci siamo riusciti. Cioè, non ci nascondiamo. Ci hanno preso in giro, sì, ci hanno preso in giro. È vero pure che non gli abbiamo permesso, perché diciamocelo, di fare quello che volevano fare. Cioè, far spendere il triplo ai cittadini. Quello ci siamo riusciti. Tutto il resto, e forse se siamo così è proprio perché non gliel'abbiamo fatto fare. E mi fermo, forse è meglio. Grazie, consigliere Agolini. Consigliere Gagliardi ha alzato la mano, prego, consigliere. Grazie per essere intervenuto. Grazie, no, grazie a lei che mi fa intervenire anche se non faccio parte della commissione. Allora, sulla questione, io chiaramente, come dire, al di là delle vicende, chiaramente esprimo tutto il mio rammarico, ma io esorto la maggioranza tutta quanta a fare, come dire, a bloccare la vicenda, nel senso, dobbiamo chiedere al nostro presidente e alla sindaca o all'assessore che sia, di fare veramente il punto della situazione, cioè di inchiodare la vicenda. Per affrontarla in modo, come dire, chiaro, definitivo, senza queste situazioni un po', come dire, che lasciano sempre qualcosa di non detto, qualche elemento non chiaro. In fondo io poi riconosco anche un'altra cosa, non sono del tutto d'accordo con quanto appena detto la consigliera Guolini, ma non è per entrare in polemica, è proprio per esprimere il mio pensiero, perché comunque sia non ci si può crogiolare nella stasi, cioè la stasi non è la soluzione o il pericolo scampato. La stasi è il non aver affrontato una questione alla fine dei giochi, al di là delle intenzioni. Questo valeva per noi che c'eravamo prima e vale per voi che ci siete adesso. Le intenzioni purtroppo in politica contano quello che contano, il giusto, cioè il risultato è che nel 2021, quindi dopo 25 anni di questa esperienza, la situazione lì è ferma così come lo era anni addietro. Quindi l'averci provato, il pericolo sventato, è un racconto che possiamo farci noi. Per questo il ritorno è assolutamente necessario, che però ci sia un impegno politico forte, non solo nostro, perché evidentemente questo municipio non ha la forza di imporsi per centrare l'attenzione su questo argomento e sul trovare una strada fattiva nella risoluzione, perché evidentemente fra dipartimenti che non me ne vogliano, tra dipartimenti e quant'altro, stiamo girando a vuoto, così come ci stanno mandando a girare a vuoto su altre questioni anche molto più complicate di questa. Che vi devo dire? È questo, qualsiasi poi dissertazione sullo spazio per far accedere le partenze dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e quant'altro. La questione è, e questa è una cosa che io rimprovero spesso, non è una questione di impressioni. Cioè, se noi siamo convinti, ma va provata la cosa, che quello che ci dicono non è suffragato dalla normativa, va detto, cioè va provato. Io ad oggi non sono riuscito a trovare qualcosa che fuga questo dubbio, perché se la normativa attualmente vigente è questa, noi stiamo andando a modificare un parco in questo momento, gioco forza, quello è il quadro che abbiamo di fronte a noi. Quindi invito il consigliere Tranquilli, che giustamente faceva tutta questo ragionamento deduttivo, però a tradurre, perché io vi ricordo sempre che la politica non si può mettere sopra le norme, la politica deve usare le norme che sono uno strumento, quindi rispondiamo formalmente ad ogni elemento che non ritroviamo corretto. Allora, quella cosa non la troviamo giusta? Qual è il pezzo di carta, la normativa che ci dice che quello non è il procedimento verso cui stiamo andando? Perché io vorrei evitare con tutte le forze che ho di bloccare una situazione soltanto perché, e lo cito senza volontà polemica, ma perché è il mio pensiero, guardate il sentiero Trilussa, noi su quell'argomento, che non c'entra quasi nulla con questo, però per dirvi lo spirito, si è creata tutta una diatriba territoriale sulle impressioni, perché la normativa di quel parco prevede quel percorso, però poi c'è un'intenzione del nostro assessore all'ambiente che dice che secondo lui non va bene.
però ci sono le norme e noi ci dobbiamo muovere secondo le norme e con le norme e cambiare le norme ove non siano necessarie o sfatare i miti sull'applicazione sbagliata di queste. Quindi noi in questo momento siamo fermi e non abbiamo dato attuazione a quanto ci è stato detto dagli uffici. O smentiamo le impostazioni degli uffici oppure troviamo il modo di risolverlo in conformità con quanto ci viene detto all'organo tecnico. Tertium non datur. E ad oggi mi sembra che siamo ancora bloccati nello step precedente rispetto a questo. Grazie. Grazie dell'intervento. Intanto saluto anche la consigliera Tallarico che si è unita a noi in questo momento. Ringrazio per lo spunto, perché comunque qui vige anche l'opposto. Noi abbiamo un consigliere che spesso ci ricorda che per ogni ambito esiste una norma e il suo opposto. Ecco, in questo caso mi verrebbe da dire che è stato utilizzato l'opposto della norma stessa, perché se è stato dato il nulla osta alla realizzazione di un parco e poi si viene a dire che ciò che è stato realizzato non era norma, veramente tertium non datur, cioè avevano sbagliato prima o hanno sbagliato adesso? L'interpretazione era errata prima oppure è errata adesso? Perché se era sbagliata prima, allora chi ha realizzato quel metro e mezzo di strada, per esempio, sono loro, a costo zero per la collettività, che la rimuovono e la rifanno a norma. Noi solo questo qua dicevamo, nient'altro. Poi sulle migliorie eravamo d'accordo, probabilmente, anzi sicuramente la scelta non è stata migliore, ottima, insomma, anzi, quella di continuare con eventualmente un cambio nella convenzione per poter fare delle migliorie, era meglio oggi, lo possiamo dire tranquillamente, monetizzare e poi fare noi i lavori, questo sì. L'unica cosa che volevo chiedere, perché vedo che c'è la direzione tecnica che è collegata, nel momento in cui il parco, che sono circa 7.000 metri quadri, verrà aperto, quindi dalla prossima amministrazione sicuramente, se il municipio se ne prenderà carico per la manutenzione, oppure se con l'attuale normativa rimarrebbe in capo al dipartimento, ed eventualmente se ci sono gli estremi per farlo gestire, come è capitato in altre zone, anche dello stesso municipio, eventualmente da cittadini che si possono riunire in associazione o eventualmente il comitato di quartiere. Insomma, ecco, se il dottor Gregori, che ci segue, ci può dare delle delucidazioni a riguardo. Sì, buongiorno. Guardate, buongiorno. Io sto andando dal collega Ventrella, perché anche se in commissione le mandano sempre a me, però in questo caso credo sia lui a dover rispondere a questa domanda. Quindi un secondo solo che lo cerco e vi... Perfetto. Un attimo solo. Sì, sì, grazie. Io intanto provo a vedere se la linea col consigliere Tranquilli possiamo ripristinarla. Almeno facciamo concludere. No, scusate, non riesco. Pronto? Prego, prego, sentite? sì, sentiamo forte e chiaro. Se può riformulare, sì, un attimo la domanda e fare una piccola introduzione al collega Origlia, che si, sì, occupa di queste cose. Grazie. Perfetto, grazie, buongiorno, sono Paolo Mancuso, il Presidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici. Stiamo trattando il tema del parco di via Caterina Troiani, che ci auguriamo nel giro di qualche tempo possa essere aperto alla pubblica fruizione. Sono circa 7.000 metri quadri, parliamo di un futuro, speriamo prossimo,
in cui il parco verrà quindi consegnato all'amministrazione. Visto che sono circa 7.000 metri quadri, a fronte della normativa vigente e dei vari cambiamenti che stanno avvenendo a livello appunto di competenze, volevamo sapere se questo parco, quindi una volta consegnato al Comune di Roma, rimarrà nella disponibilità del Dipartimento Ambiente o se può essere, o se verrà dato in gestione al municipio, e se associazioni di cittadini o del locale comitato di quartiere in qualche modo possono, diciamo, adottarlo e tenerne, prendersene cura. Prego. Allora, salve, buongiorno. Il parco rimarrà per, proprio per le specifiche dimensioni, al Dipartimento Tutela Ambiente. Questo non vieta che i cittadini possano richiedere al Dipartimento l'adozione del parco per poterne prendere cura e fare anche eventuali, diciamo, progetti di miglioramento. Quindi questo dovrebbe essere il tutto, insomma. Bene, quindi con le normative che in qualche modo sono in evoluzione, perché lo stiamo vedendo anche in altri ambiti, rimane sempre il limite di 5.000 metri quadri per il municipio delle aree verdi? Per noi ad oggi sì, se ci saranno evoluzioni poi ne parleremo, però ad oggi sì. Quindi nel momento in cui ci sarà, speriamo nel giro di qualche mese a questo punto, dopo tanti anni, insomma, sognare costa poco, anche se è un piccolo sogno, insomma, e quindi loro eventualmente si organizzano per fare la richiesta direttamente al Dipartimento Ambiente, senza passare quindi per il municipio. No, il municipio no, perfetto. Senza passare per il municipio. Perfetto. Questo qui, ecco, se c'era, non so, il comitato di quartiere, si voleva porre una domanda sul tema. No, quindi nemmeno il comitato. Sì, sono... sì, prego. All'ufficio tecnico, prego. Sì, il problema nostro che noi adesso ci poniamo non è tanto il fatto di come dovranno avvenire le cose. Quello che noi ci poniamo adesso è quello di capire se c'è una fase conclusiva, risolutiva di questo problema. Che poi tutte queste altre cose verranno dopo. Noi adesso vogliamo sapere... a che punto si trova la soluzione del problema? Come io stavo dicendo prima, e ripeto la stessa cosa, ormai la storia è lunga, la sappiamo tutti quanti qual è. Adesso quello che noi vogliamo sapere è che quando, ripeto, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto ci è stato detto che è necessario modificare la convenzione attraverso l'Assemblea Capitolina, il nostro punto è questo. È stato fatto questo passaggio? Ecco perché noi ci aspettavamo dal Presidente una risposta. Perché tutte queste altre cose di gestione poi verranno nel momento in cui verranno risolte le cose. Fino a quando non c'è una soluzione, dunque, di cosa vogliamo parlare? La direzione tecnica non credo che da questo punto di vista ci possa essere aiuto. Infatti, noi... Noi per quanto ci riguarda ringraziamo della sua presenza, però la cosa secondo noi è un pochino più ampia. Noi vorremmo sapere a questo punto la soluzione del problema, avete capito? Non è tanto il fatto di come poi verrà gestita, perché noi come cittadini abbiamo anche l'intenzione in seguito, in futuro, di creare un'associazione tipo l'Anello d'Oro, che è già presente nel nostro quartiere, e di accollarci come cittadini l'eventuale gestione di manutenzione di questo parco. Cioè i cittadini sono pronti per fare questa cosa, se è possibile farla poi alla fine. Però veramente questa è la dimostrazione dello status morale in cui si trova la cittadinanza su questo problema qui. Questo è il sistema. Qui ci sono problemi di carattere igienico-sanitari. Ecco, questo è un altro discorso, per esempio. Ecco, adesso mi ricordo. A noi ci sta bene tutto, ci sono dei ritardi tecnici, normativi, c'è stata tutta una serie di questioni. Però quelle che noi abbiamo chiesto, intanto il proponente, visto che lui ha la gestione e responsabilità di quest'area, dovrebbe perlomeno pulire, tenere pulito tutta l'area.
di renderla vivibile. Ma neanche loro fanno queste cose qui, quindi vogliamo dire è una situazione veramente, guardi, veramente che non si offenda nessuno, ma è scandalosa. Cioè non è possibile che in un'area pubblica dal 2016 non si riesce a trovare una soluzione quando c'è una cifra a disposizione, poi oltretutto c'è una cifra a disposizione. Quindi concludo, la nostra domanda è quella: a che punto è la situazione che deve essere portata all'Assemblea Capitolina? Tutto qua. Ecco, non la voglio fare più lunga perché altrimenti ci annoiamo. Su questo, diciamo che a questo punto chiudiamo. Grazie. Ecco. Grazie per la presenza. Chiudiamo il punto all'ordine del giorno, riaggiornandoci quando ovviamente avremo la presenza. Magari avvertiamo prima se ci sono delle concomitanze, perché in genere il presidente del municipio partecipa alle nostre commissioni quando viene convocato, avrà avuto un impegno, insomma, gli è stato richiesto da qualche ambito capitolino, quindi prima ci sentiremo con la sua segreteria, quando sarà disponibile metteremo appunto all'ordine del giorno questi aggiornamenti. Ringrazio la direzione tecnica, vi ringrazio per essere presenti, per essere stati presenti, quindi ringrazio anche l'architetto Gregori che è sempre puntuale e ringrazio appunto il presidente e il vicepresidente del comitato di quartiere del Torino Nord. Quindi chiudiamo questo punto, arrivederci e proseguiamo a questo punto con la lettura dell'approvazione verbale che avevamo interrotto prima. Grazie, grazie per l'invito. Va benissimo. Speriamo presto che il Presidente ci dia. Tanto l'aggiornamento credo che sia una questione veramente di meno di una mezz'oretta, insomma. Ecco, quindi, infatti. Grazie di nuovo. Grazie a voi di nuovo. Buona giornata. E intanto vedo che il consigliere Sordini ci ha salutato alle ore 11. Ok. Allora, quindi io ritorno qui alla lettura. Paolo, solo una domanda. Voi avete per caso il link della Commissione Capitolina? Allora, mi è stato rigirato, ringrazio il consigliere che me l'ha girato, lo giro adesso, guarda, direttamente su WhatsApp. Grazie mille. Io una cosa che non so, da WhatsApp come si fa a portare sul computer questo link, perché io non ce l'ho. Devi usare WhatsApp web, se vai su web.whatsapp.com e poi da impostazioni nel cellulare fai WhatsApp web, fotografi il QR code e ti ritrovi dentro al browser la chat, tutte le chat di WhatsApp. Ah, ok. Dovrei fare questo qua. E in caso se me lo rigirate sulla posta elettronica vi sarei grato. Te lo giro subito. Grazie. Già ce l'hai, Paolo. Già ce l'hai. Ah, già ce l'ho. Grazie. Consigliere anche corrente. Quindi, scusate, non si è ancora sconnesso il comitato di quartiere. Allora, perfetto. Benissimo. Quindi, allora continuiamo con l'approvazione verbale, eravamo rimasti a pagina 3. Il consigliere Gagliardi ritiene necessario fare il punto sull'esito dei ribassi d'asta, delle economie riguardo alle opere realizzate o non realizzate date in appalto. Questi 2 milioni sono un extra, ma a suo parere ci devono essere anche i fondi pubblici destinati alle opere pubbliche. Si è chiamati a far rispettare la convenzione affinché venga realizzato quanto previsto. Oggi non è il momento di parlare del PRU. Ricorda alla Commissione e agli ospiti che non ci sarebbe il caso massimo se non ci fossero stati consiglieri dell'opposizione che hanno fatto le denunce ai cittadini che hanno portato il problema all'attenzione del municipio. Concorda con la consigliera Collini per quanto riguarda il problema ambientale. Nella Commissione Capitolina di Urbanistica e Trasparenza. Nelle commissioni, allora? Non so se era una congiunta o erano due commissioni separate. No, due sicuramente separate. Okay. No, non c'è congiunto. Perfetto. È stato detto che la priorità era
l'iniziativa privata perché generava posti di lavoro. Non ritiene giusto che le opere a scomputo vengano realizzate da privati. Poi, il consigliere Di Nardo crede che la parte politica debba lasciare delle tracce. Considera fondamentale chiedere all'assessore Maiolati di finalizzare il PRU iniziale, a che punto è oggi. Cosa si è fatto per il recupero urbano e cosa no? Il consigliere Tranquilli faccio non... dopo gli update. Lo puoi scrivere nella chat? Sì, no, perché è giusto dettarlo tanto al volo, fondamentalmente. Ah, allora prego, cioè, prego. Sì, a Maria, fondamentalmente quello che ho chiesto io è una relazione diciamo dell'assessore per capire qual era il PRU originariamente e in che cosa si è trasformato, cioè avendo praticamente una figura A e una figura B, del prima come doveva essere e del dopo, nel senso, questo è il mio intervento, lo spiego alla commissione, nel senso di capire fondamentalmente qual era lo scopo iniziale, ossia che ci devono essere ad esempio un recupero urbano di anche di palazzi, magari di costruzioni che poi si sono trasformate in verità in palazzi, diciamo, appunto abitativi. Quindi fondamentalmente avere una relazione su che cosa deve essere il PRU a livello di opere e in che cosa si è trasformato successivamente oggi allo stato di fatto. Questo. Grazie. Bene. Allora, il consigliere Tranquilli non intendeva dire che la realizzazione del mostro, tra virgolette sicuramente, sia fuorviante, quindi se possono essere messe le virgolette intorno al termine mostro, ma riteneva doveroso citarlo per chiarire il concetto. Ritiene necessario sensibilizzare gli ospiti dei CDQ su questi 2 milioni di euro. Il problema, come detto dalla consigliera Ugolini, è di tutto il municipio. A suo parere, come già detto moltissime volte, i 2 milioni sono stati una furbizia del costruttore per distogliere l'attenzione da quanto non adempiuto. Ora è necessario cercare il modo di utilizzarli al meglio. Gentes condivide gran parte delle cose dette. Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo dei fondi, produrrà una nota con delle proposte. Riguardo ai 2 milioni di euro, va detto che potrebbero essere pochi o molti a seconda di cosa si vuole realizzare. Le problematiche del massimo sicuramente aumenteranno con l'apertura delle altre attività. Non è chiaro il concetto di chi potrà decidere l'utilizzo di questi fondi. Li ha Roma Capitale e, a suo parere, il municipio può solo proporre cosa fare. Chiede qualche giorno per un'eventuale proposta. Riferisce che, a suo sapere, la passerella non rispettava le distanze necessarie dalle centraline elettriche del filobus. Si poteva chiedere un adeguamento, ma si è deciso di stralciarla. Più che centraline, dalle linee elettriche. Okay. Gentes domanda un quadro completo, ma con cronoprogramma aggiornato con espropri ancora non fatti, con gli importi. Sarebbe opportuno capire come nasce il progetto massimo. Occorre trovare soluzioni eque, perché questo progetto impatta su tutto il nono municipio ed anche sull'ottavo limitrofi. Domanda cosa significa fluidificare il traffico sulla Laurentina. Ricorda le tante promesse, come il prolungamento della metro, divenuto tram, infine sia il filobus che neanche funziona. Il comitato di quartiere Laurentino Fontostiense lamenta che questa seduta è stata convocata male. Sono stati mischiati atto pubblico e PRU. Loro sono sempre stati contrari al centro commerciale all'esterno del quartiere. Hanno ascoltato tante promesse mai mantenute, come il progetto Il Laurentino oltre i ponti, il prolungamento della metro da Laurentino fino a Trigoria, il tram leggero fino a Pomezia, appunto. Il punto è che, per aprire, sono state usate le assunzioni come scudo umano. Chiede per il futuro che il PRU e l'atto d'obbligo siano trattati in sedute separate. Il presidente, risposta al CDQ Laurentino Fontostiense, precisa che è la commissione che decide l'ordine del giorno, che possa essere giusto o sbagliato. Il no, ho già corretto il comitato di quartiere. I PRU sono finalizzati alla riqualificazione di quartieri con case popolari.
l'atto d'obbligo un contentino. Il consigliere Tranquilli rappresenta che non è un contentino, precisa che il PRU è una cosa, l'atto d'obbligo un'altra e la convenzione un'altra ancora. Questa seduta rischia di mettere in contrasto CDQ e ritiene questa cosa gravissima. A parere del consigliere Gagliardi si rischia di non far comprendere bene la situazione, creando una errata aspettativa. Rappresenta che l'atto d'obbligo lega i fondi a Laurentino Fonte Ossiense e non al PRU. Gli altri CDQ o comitati vari non ne potranno beneficiare. Inoltre ritiene che lo spostamento degli uffici municipali e della ASL piegherebbe ulteriormente il quartiere. Il progetto Laurentino Oltre Ponti non è attuabile e sarebbe un ulteriore fallimento anche per la mobilità. È un accento di troppo. Ostro. Grazie. GTA rappresenta che tra il piano d'assetto della riserva e del PRU non ci sono incoerenze. Chiede opere immediatamente attuabili. Propone una discussione sull'atto d'obbligo e come farlo attuare. Poi analizzare il piano del PRU. A suo parere, il Massimo rappresenta un esempio di come non fare urbanistica. Concorda con il consigliere Gagliardi nel non spostare gli uffici municipali e propone di monetizzare la non realizzazione di questi uffici a favore di Laurentino Fonte Ossiense. Ricorda che il Massimo impatta su tutto il municipio, per non parlare dell'eventuale Roma Latina. Il consigliere Sordini concorda con il signor Voci e con il consigliere Gagliardi. Chiede che questi fondi non restino nel calderone di Roma Capitale. Occorre fare delle verifiche per sapere se ci sono o dove sono andati a finire e dare degli indirizzi precisi su come vanno indirizzati. Sia come cittadino e come politico è preoccupato nel non sapere dove sono questi 2 milioni di euro. Anche lui è contrario che gli uffici municipali e l'ASL si spostino al centro commerciale. Si spostino nell'area. Presidente, scusami, io lascio la seduta, l'ho scritto, ma non so se Maria riusciva a vederlo. E... Lo vedo dopo perché non posso, sono col telefonino. Esatto, quindi metti tranquillamente alle 11.20. Scusami, Presidente, tanto il verbale in questa seduta io non c'ero, quindi... Va bene, grazie. Ciao a tutti, buon proseguimento. Quindi si spostino nell'area del centro commerciale. Il consigliere Di Nardo chiede che venga redatta una nota all'assessore Maiorati sullo stato dell'arte delle opere del municipio fatte e non fatte, se ci sono fondi, quanti sono e dove sono. Il presidente comunica che si è già deciso di calendarizzare una seduta sull'argomento. Il consigliere Di Nardo specifica che dovrà essere raffigurato tutto il municipio e non solo il PRU. È necessario comprendere come funziona la macchina organizzativa, quali sono le competenze, le risorse e se c'è personale sufficiente per controllare quanto si sta facendo per la città. Ritiene necessario costruire l'amministrazione in base ai servizi che si devono fare. Domanda anche una relazione sulle costruzioni importanti nel municipio. Il consigliere Barros rappresenta che la commissione di cui è presidente è sempre sul pezzo. Si sta cercando di organizzare un incontro con l'assessore Calabrese per discutere del prolungamento del filobus, eventualmente anche in un consiglio straordinario. Concorda con tutti i consiglieri e CDQ circa il voler sapere dove siano i soldi che devono essere usati per Laurentino Fonte Ossiense. La consigliera Ugolini vorrebbe evitare polemiche, ma non può trattenersi dal dire che, se le chiedessero cosa preferirebbe tra un'opera in cemento a LFO e piantare degli alberi, sceglierebbe gli alberi che saranno un ristoro per tutti. Il presidente del municipio rappresenta l'evidente miopia delle amministrazioni precedenti che hanno permesso quell'opera e che avrebbero dovuto prevedere almeno il passaggio della via Laurentina in galleria. Questa realizzazione è stata portata avanti con il costruttore, cui mancano piazza e parcheggi, come da convenzione. Sia la Commissione Capitolina che quella municipale erano contrarie all'apertura. Poi è arrivata l'ordinanza del TAR che l'autorizzava trovando un accordo, il famoso atto d'obbligo. Il costruttore ha completato la piazza, il costruttore deve completare la piazza e i parcheggi.
Il Dipartimento PAU ha chiesto al costruttore di fare qualcosa in più, viste le opere non realizzate. Quindi si è arrivati a 2 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere per il quartiere Laurentino Fonte Ostiense. Contattato il CDQ, ha presentato le richieste del quartiere. L'ufficio tecnico ha fatto delle valutazioni sulle proposte avanzate. Ora si sta valutando se questo ristoro può essere esteso al miglioramento del quadrante. I soldi sono stati versati in una banca. Si potrebbe fare una proposta per spendere in un più ampio raggio, come per esempio un sottopasso o un sovrapasso. Il 18 dicembre, durante la commissione capitolina, è stato chiesto al PAU se, non essendo stata realizzata la passerella, i 640.000 euro destinati alla sua realizzazione sono stati destinati ad altro e se la conferenza dei servizi era autorizzata allo stralcio. Oggi è prioritario un buon collegamento con il centro commerciale, gli uffici pubblici e la piazza civica. Se non sarà il costruttore a farsene carico, qualcuno se ne dovrà occupare. Si sta aspettando la risposta del presidente della commissione capitolina alla domanda rivolta al PAU. Il consigliere Gagliardi domanda le tempistiche dell'atto d'obbligo. Il CDQ, Laurentino Fonte Ostiense, risponde che occorrono 75 giorni per avere permessi a costruire e che scadranno tra 20 giorni. Il presidente del municipio chiederà al PAU e garantisce un suo intervento. Il presidente Mancuso informa l'assessore Maiolati che la commissione ha chiesto una sua relazione sugli oneri e le opere del PRU da presentare entro un mese in una seduta che verrà calendarizzata. Il presidente ringrazia e saluta gli ospiti. Per il quarto punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, il consigliere Tranquilli sollecita una richiesta delle risultanze su quanto richiesto in merito a tutte le interpellanze fatte sopra luoghi come per il PAMA Trigoria, le volumetrie denunciate dai cittadini, la convenzione dei parcheggi del campus biomedico. Fa un riassunto della situazione di Via del Portillo. È necessario comprendere perché non c'è una convenzione. Il consigliere Di Narto concorda con il consigliere Tranquilli e chiede che sia inviata una nota per stipulare una convenzione con il campus biomedico, per conoscere i vari step e i relativi paletti che si potrebbero incontrare. Il presidente domanda al consigliere Sordini, che è stato presidente della commissione lavori pubblici, mancavano lavori, in una precedente consigliatura, come ottennero una franchigia di 3 ore con Euroma 2. Il consigliere Sordini nota, come già detto in altre occasioni, una mancanza di sinergia riguardo la convenzione con Euroma 2, ricorda che fu difficile trovare un accordo, ci furono varie trattative ed è stata necessaria tanta pazienza. Ricorda che lui era presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità e che ha sempre sostenuto che urbanisti e lavori pubblici non dovessero essere un'unica commissione per le enormi competenze. Il consigliere Di Nardo considera un piccolo ma significativo successo di commissione l'aver scoperto l'assenza di una convenzione. Domanda che questa commissione continua ad occuparsene. Il consigliere Graceffa, prima di lasciare la seduta, ha domandato degli aggiornamenti sul parco Caterina Troiani, calendarizzando una seduta. La seduta prosegue con il terzo punto all'ordine del giorno, esame posta. Sono Radio Base via della Raganella, risposta via Nairobi, via Nairobi in evidenza, incontro Papillo, Dipartimento Mobilità e Trasporti, Campus, magari se mettiamo un po' più trasporti, Campus Biomedico, evidenza, direzione tecnica, richieste manutentivi scolastiche, Marronaro Costruzione, evidenza in attesa degli allegati, atti ripristino marciapiedi, risposta Maio. Forse allora, abbiate pietà di me, l'ho finito ieri sera alle 9:15. Ah, va bene, no, va benissimo. No, sono dei refusi. No, ma è perfetto, va benissimo così. Quindi anche la modifica che aveva chiesto il consigliere Di Nardo. Allora, come abbiamo detto prima e come ci è stato confermato dal presidente del consiglio Cerisola, soprattutto a Maria, a proposito, sì, alle 10... Dimmi che cosa devo fare. Sì, allora intanto alle 10:15 è caduto il consigliere, o alle 10:50 il consigliere Tranquilli, è andata via il segnale. Sì, il collegamento col consigliere Tranquilli, quindi non sono riuscito più a ripristinarlo. Allora, noi adesso ci interrompiamo.
poi per riconvocarci per le, diciamo indicativamente se non conclude prima la commissione capitolina per diciamo le 12:50, diciamo così, insomma, 12, tra le 12:50 e le 13, però io magari mando un messaggio a Maria, facciamo così. Sì, mi mandi un messaggio e io mi ricollego. Sì, e volevo sapere, sì, ovviamente interrompo sì. la registrazione, certo. Per me adesso io metto l'uscita di tutti. No, no, no. È questo il punto. No, no. Consigliere no, Corrente, no. Prego. Allora, sì, infatti, no, a questo proposito, infatti abbiamo parlato ieri con il consigliere Mancuso di questo, il motivo per cui si tiene aperta la commissione è innanzitutto garantire e ufficializzare la presenza della commissione municipale in commissione capitolina, esatto. E poi una tanto un garantire anche la giustifica per il lavoro delle persone. Quindi la commissione resta aperta, ma esatto. come se fosse distaccata in commissione capitolina, tutto questo virtualmente. Quindi secondo me si può anche interrompere la registrazione come quando si legge un verbale, visto che alcune commissioni lo fanno, ma la commissione è ancora aperta a livello esatto. di verbale e viene chiusa nel momento in cui rientriamo in commissione, esatto. si riprende la registrazione, si fa l'appello esatto. di quelli che sono rimasti e dopodiché si chiude. Dopodiché si chiude. Poi quando è capitato che abbiamo fatto commissioni esterne, ricordo una in commissione metropolitana, il presidente di turno annotava se per caso qualche consigliere della commissione mobilità del caso andava via e quindi poi lo comunicava alla verbalizzante. In questa fase possiamo anche ritenerlo irrilevante, insomma, però questa dovrebbe essere la procedura perché abbiamo già un precedente in tal senso fisico, in questo caso è virtuale. No, no, ma il consigliere presidente Cerisola ha parlato anche di una seduta di commissione, di consiglio, proprio in questa modalità. Quindi è come se... Scusate, la frase che devo mettere alle ore 11:35 il presidente? Il presidente sospende momentaneamente la... alle 11:35 i componenti della commissione, adesso facciamo l'appello, i componenti della commissione si trasferiscono in commissione capitolina urbanistica fino al termine della medesima e successivo rientro in commissione municipale. Tipo, perfetto, esattamente. Il consigliere Graceffa esce alle 11:32, c'ha scritto. Quindi in questo momento presidente, si ha... sono Barro, stasco anch'io. Ah, perfetto. Ok, quindi Barros e Graceffa. E Graceffa. Invece i consiglieri ancora presenti, Ugolini, Corrente, Di Nardo e Mancuso, si trasferiscono come commissione. Commissione capitolina urbanistica. Tra l'altro. Scusate, interrompo Paolo, io non mi disconnetto dalla commissione urbanistica anche se non c'è la registrazione, per cui virtualmente sono presente ma mi collego contemporaneamente con la capitolina e partecipo a quella. Ecco, come si fa? Basta che lanci il link della commissione capitolina e non abbandoni non questo Paolo. Non abbandoni questa e contestualmente lanci il link della commissione capitolina. Ah, e questo resta, diciamo, stand by, ma tu resti ancora presente. Benissimo. Allora, invece per quanto mi riguarda io mi disconnetto perché altrimenti mi gioco il telefono. Tu ti puoi disconnettere tranquillamente, poi ti avvertiamo quando ritorniamo e ti ricolleghi. La invece per Di Nardo se puoi mettere l'uscita, poi in caso rientro perché non sono sicuro se riesco a rientrare. Però Mari, okay. Intanto te lo dico come se esco, poi se rientro rientro. Ok grazie. Paolo, la registrazione abbiamo detto la interrompo. Sì, interrompiamo la registrazione. Perfetto. Consiglieri, non andate via che vi devo fare una domanda. 11:35, ci vediamo più tardi.